Thank <laughs> you. Benvenuti. Io do subito um, la parola per i saluti iniziali a Paola Melis, che è presidente della FIDAPA eh, sezione di Cagliari, la FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti e Professioni che come sempre collabora con la Fondazione Taccia, rappresentata qui alla mia destra dalla dottoressa Albachiara Bergamini, la Fondazione Taccia per la ricerca sul cancro che ha promosso eh, questa eh, importante iniziativa a carattere medico scientifico in collaborazione con il dottor Giorgio Tore, direttore della struttura eh, complessa di Otorino otorinolaringoiatria e maxillo facciale del Santissima Trinità di Cagliari. Paola Melis, prego. Grazie Carmina. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui con noi. Ho ricevuto con piacere l'incarico di dare il benvenuto, ma credo che possa essere l'occasione ideale per condividere con voi alcune brevi considerazioni. Innanzitutto, desidero ringraziare la Fondazione TACCIA per l'impegno profuso in questi anni a sostegno della ricerca contro i tumori, in particolare quelli legati all'universo femminile. Un impegno che con una capillare azione di sensibilizzazione ha voluto condividere con la FIDAPA, di cui sono solo da qualche giorno presidente della sezione di Cagliari. Un ringraziamento particolare ad Alba Chiara Bergamini, referente della Fondazione Taccia e vicepresidente del distretto Sardegna della FIDAPA. Un grande ringraziamento ancora al dottor Giorgio Ottore per averci inserito in questo programma di iniziative rivolte al sociale. Per la sua grande professionalità, ma soprattutto per la sua opera di volontariato che svolge da tanti anni, per la quale ci sentiamo particolarmente vicine. Perché anche noi, Soce FILAPA, siamo delle volontarie, infatti, la nostra associazione è un movimento di opinione che, con le sue iniziative, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica verso i grandi temi, in questo caso la sanità. Ringrazio la Presidente Distrettuali da Gasperini, gli illustri relatori. E gli ospiti internazionali che ci hanno voluto onorare della loro presenza e quanti in questa giornata offriranno un contributo di conoscenza. Nell'augurare buon lavoro concludo con una breve riflessione. L'unico modo per restare in salute è coltivarla e controlli costanti sono il migliore strumento per farlo. Grazie a tutti. Grazie Paola Melis e buon proseguimento di impegno in questa direzione, nella direzione della sensibilizzazione di tutti, non solo delle donne, verso la cura della propria salute, con particolare riguardo a queste iniziative che fate in collaborazione con la Fondazione Taccia. È con grande piacere che do la parola ad Alba Chiara Bergamini, che è referente e consigliere in carica della Fondazione del referente della Fondazione per la Sardegna. Buongiorno a tutti. Grazie Carmina. Porgo il benvenuto a tutti in rappresentanza della Fondazione Taccia Ricerca sul cancro. La Fondazione Taccia è operativa dal 1990, che è l'anno del suo riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica. La sua mission è il sostegno alla ricerca in campo oncologico e abbiamo sviluppato in questi anni innumerevoli e interessanti iniziative di cui però vi farò cenno brevemente. Proseguendo nel nostro obiettivo non solo di sostenere la ricerca in campo oncologico, ma anche quello di informare e divulgare i risultati più avanzati e inediti della ricerca stessa, abbiamo promosso l'iniziativa di oggi, che è l'ultima in ordine di tempo tra le tante effettuate dalla Fondazione. In particolare abbiamo potuto realizzare l'evento odierno grazie alla disponibilità e alla collaborazione del dottor Giorgio Tore, direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo facciale dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Mi fa piacere sottolineare che questa struttura rappresenta un'eccellenza proprio nel campo della chirurgia dei tumori della testa a collo, un punto di riferimento altamente qualificato in Sardegna per questo tipo di patologie. Il dottor Tore è anche presidente del convegno e dell'intera settimana formativa che lo ha preceduto. Un grazie particolare anche al dottor Giuseppe Nicolo Frau, dirigente medico dell'unità operativa Autorino Laringo Aiatria dell'ospedale Santa Maria del Carmine di Roveretto che è il responsabile scientifico dell'evento. Non è un caso che abbiamo deciso di sostenere e condividere la scelta di far precedere il convegno odierno da una settimana di alta formazione per medici e specialisti, che si è svolta dall'1 al 6 ottobre presso il Tanka Village di Villa Simius, con tre corsi di aggiornamento sui tumori testa-collo, di cui uno a carattere internazionale, e con la partecipazione di circa 25 relatori e specialisti. Ci auguriamo infatti che da questa iniziativa così articolata e complessa possano scaturire novità e utili indicazioni per contrastare efficacemente le patologie di riferimento per la diagnosi, prevenzione e cura. Tra le attività svolte nel tempo mi preme sottolineare in particolare che la Fondazione ha elargito fino ad oggi oltre 40 borse di studio a giovani laureati che hanno svolto la loro attività di ricerca presso le strutture oncologiche di diverse città italiane e hanno prodotto elaborati scientifici non solo inerenti alla ricerca in campo oncologico, ma anche nel campo delle cure palliative, della valutazione psicologica del paziente in hospice, del dolore cronico, della medicina narrativa e della ricerca qualitativa del dolore. Dal 2011 la Fondazione ha iniziato la sua attività in Sardegna, occupandosi soprattutto del dolore nella donna e nel bambino, di cure palliative, di tumori femminili, in particolar modo del tumore ovarico, dell'importanza dello sport come mezzo di prevenzione e riabilitazione. Su questi temi sono stati organizzati importanti convegni di studio e giornate di sensibilizzazione, sempre in sinergia con la FIDAPA, sezione di Cagliari o Distretto Sardegna. Recentemente abbiamo realizzato il progetto Mai Più Sole con l'obiettivo di aprire nuove fonti di intervento per affrontare con successo la lotta ai tumori femminili e alle loro conseguenze come il dolore e la solitudine, che spesso possono essere anche più grandi della malattia stessa e avere conseguenze devastanti su fisico e mente. Mai Più Sole si propone di promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo mirando a ridurne la mortalità tramite il sostegno alla ricerca scientifica, la promozione di attività informative e divulgative, al fine del raggiungimento dell'obiettivo della diagnosi precoce, nonché tramite l'accesso a cure di qualità. È stato quindi attivato il sito web www.maipiussole.sardegna.it, il primo del genere in Sardegna, un mezzo per informare, consigliare, confortare le donne e i loro parenti, nella convinzione che l'informazione è la prima forma di prevenzione, un mezzo per dare inoltre la parola alle donne, alle loro esperienze e alle loro speranze. Per questo abbiamo attivato anche il numero verde gratuito 800-031-633. Alla luce di queste considerazioni e della storia della Fondazione, quest'oggi è con particolare orgoglio che diamo il benvenuto ai massimi esperti nel campo dei tumori testacollo: il dottor Giulio Cantù il dottor Cesare Grandi, il dottor Stefano Zorzi e a Ole Johansson, professore associato del Karolinska Institute di Stoccolma, uno degli studiosi più importanti a livello internazionale dei campi elettromagnetici connessi all'uso di cellulari, wifi, eccetera, e dei conseguenti rischi sulla salute e in particolare per quanto riguarda il distretto Testacollo. Con tali premesse e aspettative ringrazio tutti i partecipanti e lascio la parola ai prestigiosi relatori. Buon lavoro a tutti. Molte grazie Fondazione, molte grazie al Bacchiara Bergamini, è veramente un, un onore grandissimo avere in Sardegna una fondazione di rilievo nazionale impegnata su questo fronte di particolari patologie gravissime che riguardano in particolare la donna, come questa dei tumori eh, purtroppo ovarici, che come sappiamo è uno dei tumori ancora resistenti agli approcci terapeutici e anche alla prevenzione, con un'alta mortalità che credo sia tuttora attorno al 50%. E soprattutto grazie infinite di sostenere azioni e iniziative di promozione della ricerca come quella che si svolge oggi, anche a supporto del lavoro infaticabile. È straordinario che i nostri medici, i nostri specialisti, cioè i sardi, come il caso della struttura eh, complessa, si dice così: io non sono un medico, quindi posso avere qualche defaianza, La struttura complessa di Otorino-Laringo e Atria Maxillo Facciale della Santissima Trinità, che davvero come tu ricordavi, è un centro di eccellenza che opera agli stessi livelli di centri molto più blasonati e tantissime patologie che riguardano la testa-collo, ehm, soprattutto tumorali, vengono adeguatamente con successo operate in questa struttura. Quindi siamo veramente ben lieti di poter dire questo al mondo e ai, ai prestigiosi ospiti che ci hanno raggiunto qui. Adesso ho veramente il piacere di dare la parola al dottor Ferdinando Secchi. Assessore alle politiche sociali e salute del comune di Cagliari, che è qui in rappresentanza del sindaco Massimo Zedda, che veramente oggi doveva farsi in dieci per poter essere presente dappertutto, però ha mandato il suo rappresentante. Sì, buongiorno a tutti. Vi porto il saluto della città di Cagliari e del sindaco Massimo Zedda. Per fortuna che ha dieci assessori, quindi ci possiamo diramare noi, possiamo portare i saluti a tutte le manifestazioni che vedono oggi protagonista la nostra città. Io eh, ho ricevuto la notizia di dover venire ieri qua, eh, ieri notte, perché è proprio c'è stato un, eh, un, un imprevisto per il sindaco e tra me e me ho detto cosa vado a dire a un congresso così prestigioso, a un seminario così prestigioso e facendo memoria Prima di andare via dall'ufficio ho trovato un decalogo che era passato tempo fa, nel quale si davano consigli alla cittadinanza sul corretto utilizzo dei cellulari. Ahimè ho letto il decalogo e ho fatto il mia colpa, perché io stesso non rispettavo nemmeno, uno di quelle, nemmeno una di quelle prescrizioni che venivano date e consigliate per gli adulti e per i, chiaramente per i minori, perché poi il messaggio che passa ai nostri ragazzi io ho un figlio di 13 anni quindi conosco bene la problematica è quello che l'utilizzo del cellulare possa essere un diversivo una volta si dava eh, un gioco in peluche, adesso si dà il cellulare perché distrae, perché eh, porta via l'attenzione del ragazzo, del bambino e quindi crea meno disturbo ai genitori. Questa è una considerazione eh, molto, se volete, banale, ma molto importante, perché poi, dalla più tenera età, dalle scuole elementari, i bambini hanno a che fare con gli smartphone, hanno a che fare con strumenti informatici di altissima tecnologia, con il wifi e con tutte le diavolerie che però... Noi genitori, noi adulti, siamo quelli che poi andiamo a utilizzare e che eh, riportiamo come esempio ai nostri ragazzi. In questo decalogo c'era, eh, ad esempio, scritto come primo punto di usare l'auricolare. Eh, Ahimè, eh, adesso col viva voce in macchina, magari eh, con le macchine di nuova tecnologia si può oh, evitare, ma io non lo uso. Evitare numerose telefonate eh, quando c'è pieno campo. Io non ci avevo mai fatto caso. Evitare chiamate nei mezzi in movimento o nei locali interrati o scantinati perché fanno surriscaldare il telefono e quindi eh, danno più eh, problemi. Non tenere il telefono sul comodino: questa è una cosa me che faccio ogni, ogni notte, o sotto il cuscino. E non ricaricarlo vicino a dove si dorme, cosa che io faccio quotidianamente e che da ieri notte non farò più, perché eh, mi rendo conto insomma, che, che chiaramente non farà più mio figlio. Non tenere il telefono in tasca acceso o a contatto con il corpo. Spegnerlo quando non serve, usare la rete fissa quando si è in luoghi chiusi, perché noi a volte per comodità... Anch'io lo faccio, ripeto, in, in ufficio ho cioè il cellulare, preferisco chiamare col cellulare e non usare la rete fissa. Bene, questo decalogo mi ha fatto riflettere molto, anche perché poi le ricadute sono ricadute di carattere sanitario, ma sono anche ricadute di carattere sociale. Purtroppo devo citare un fatto che è successo nei giorni scorsi, nell'Intern di Cagliari, dove una professoressa è stata aggredita violentemente da un ragazzo di 14 anni perché gli è stato chiesto di restituire il cellulare e di non utilizzarlo in classe. Quindi questo crea anche una sorta di dipendenza nei ragazzi. Noi lo vediamo, lo vediamo con i nostri figli, lo vediamo con i figli dei nostri amici. E le ricadute sociali poi sono importanti, per cui è, è importante far passare anche questo messaggio. E far passare il messaggio che il cellulare, sì, è una grande invenzione, ci aiuta nel lavoro, ci aiuta a, ad essere sempre più veloci, sempre più interattivi, sempre più a contatto con tutte le realtà, ma probabilmente ci dà anche dei grandi danni a livello fisico. Quindi questo eh, per me potrebbe essere uno spunto per poi far passare il messaggio nelle scuole, perché è inutile. Bisogna ripartire dalle scuole. Dalle scuole bisogna far partire il messaggio che il cellulare deve essere utilizzato in modo corretto e, deve e i ragazzi, già dalla tenera età, devono sapere che eh, devono saperlo usare correttamente. Come facciamo per, per altri fattori, come facciamo per il cyberbullismo, come facciamo per la droga, come facciamo per la dispersione scolastica. Sono tutte azioni che per fortuna vengono portate avanti sin dalla tenera età, per cui i bambini già si rendono conto che determinate cose fanno male o determinate cose vanno affrontate in determinate maniere. Io vi ringrazio per l'invito, non mi potrò trattenere sino alla fine del convegno perché ho un altro impegno istituzionale. Eh, però vi chiedo la cortesia se possibile di poter avere gli atti poi del convegno perché poi mi farò carico di portarli all'attenzione della giunta e di promuovere anche azioni a livello sociale soprattutto nelle scuole ripeto ma non solo organizzare degli, degli eventi perché eh, a volte noi siamo sempre troppo di fretta troppo di fretta e non ci fermiamo a ragionare io ieri mi sono fermato, ho ragionato e ritengo che questo messaggio debba essere portato ai nostri ragazzi perché è da loro che poi eh, si riparte. Perché loro poi hanno il futuro davanti e ci potranno dare eh, grande soddisfazioni se riusciranno a utilizzare questi mezzi con cognizione. Grazie e buon lavoro. Grazie, <ride> Grazie Assessore, eh, sicuramente prendiamo per buona, per ottima questa, questa proposta, questa iniziativa, le faremo avere gli atti del convegno e cercheremo di proporre eh, verso le scuole delle campagne di, di informazione, importantissimo. Grazie ancora. Grazie, grazie Alba Chiara. Mi viene sempre di dire Presidente, ma non è la Presidente, è la referente. Eh, io devo eh, portare alla vostra attenzione la lettera che ha inviato l'assessore Luigi Arru, assessore dell'Igiene della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, che eh, dice gentilissima dottoressa, desidero innanzitutto ringraziarla per il cortese invito a partecipare al convegno, che vede la presenza di così illustri relatori e ospiti. Mi rincresce doverle comunicare che gli impegni istituzionali inderogabili legati alla discussione sulla riforma sanitaria in Consiglio regionale non mi consentono di partecipare. La tematica è di estremo interesse, di grande attualità e sono certo che questa giornata rappresenterà un'importante occasione di confronto e riflessione. Nell'augurare nell buon lavoro le invio i miei cordiali saluti che la prego di estendere a tutti i relatori e ai partecipanti. Grazie Assessore Arru. Do adesso la parola per l'ultimo intervento di saluto a Ida Gasperini, Presidente della FIDAPA eh, Distretto Sardegna. Prego, eccola già qua. Buongiorno e bentrovati. Porgo i saluti alla Presidente della Sezione di Cagliari, Paola Meiris, che ringrazio per l'invito, ad Alba Chiara Bergamini, referente della Fondazione Taccia e vicepresidente Distrettuale della FIDAPA, alle Presidenti di Sezione e alle Socie Presenti in Sala e porgo i saluti all'Assessore Secchi e alla... Uh, e agli illustri relatori, al professor Giorgio, Giorgio Tore, per la loro preziosa disponibilità per la quale ringrazio. Li saluto e il benvenuto a tutti i presenti. La FILAPA, Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, opera su tutto il territorio nazionale dal 1930 e fa parte della Federazione Interna internazionale, International Federation of Business and Professional Women. È un movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro, e persegue i suoi obiettivi senza distinzioni di etnia, lingua e religione. La federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere autonomamente o in collaborazione con altri enti e organizzazioni, come in questo caso, le iniziative delle donne che operano nel, nel campo delle arti e delle professioni e degli affari. Si propone di valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne. In Italia sono iscritte 11.500 socie che costituiscono... 287 sezioni riunite in 7 distretti e in Sardegna sono presenti 12 sezioni con circa 250 iscritte. Abbiamo anche le sezioni Young, la cui referente distrettuale Francesca De della sezione di Cagliari quest'anno ha vinto il primo premio al concorso nazionale FIDAPA Creativity Camp per la produzione di cosmetici assolutamente biologici. Da coltivazioni proprie di erbe officinali della Sardegna. Quest'anno poi abbiamo anche avuto altre soddisfazioni con il Concorso nazionale delle Eccellenze: con la premiazione di eh, Michela Sedda, past presidente della sezione di Sestu, come dirigente istruttrice e campionessa nel tiro del, eh, nel, eh, nello sport del tiro al piattello. La FIDAP è questo, ma è anche molto altro. È per me un onore iniziare il mio mandato di Presidente FIDAPA del Distretto Sardegna con questo importante convegno, che conferma la pluriennale e costruttiva collaborazione della FIDAPA Sardegna con la Fondazione TACCIA. L'iniziativa si svolge nel segno della continuità, in quanto fa parte della programmazione del precedente biennio, avente come Presidente Distrettuale Silvia Trois. Dal 2011 è iniziata la collaborazione con la Fondazione Taccia, della quale è referente la vicepresidente distrettuale Alba Chiara Bergamini, che ringrazio per l'impegno e la professionalità nell'organizzazione dei vari convegni sulla terapia del dolore nella donna e nel bambino, sui tumori femminili e per la realizzazione dell'improntante progetto Mai Più Sole. Come le precedenti iniziative, anche il convegno di oggi coniuga l'alta professionalità degli interventi all'attualità delle tematiche. Infatti le nuove tecnologie sono indiscutibilmente la conquista del nostro tempo, ma bisogna imparare a gestirle al meglio per la salvaguardia della salute di tutti e specialmente delle giovani generazioni, i cosiddetti nativi digitali. Gli interventi in programma... Sono, ci daranno informazioni di grande spessore, perciò lascio la parola agli illustri relatori. Grazie. Grazie Presidente Ida Gasperini e auguri per... Insomma, l'abbiamo battezzata oggi perché questo è il primo evento pubblico a cui partecipa Ida Gasperini, che è la Presidente della Fidapa Distretto Sardegna e rappresenta un bel gruppo di donne fortemente impegnate. Per i diritti delle donne, ma in realtà per i diritti di tutti, perché nel momento in cui le donne migliorano la propria condizione di vita, partendo dalla salute, migliorano la condizione di tutti. Quindi complimenti e veramente buon lavoro. Adesso io ho veramente il piacere, cerchiamo di accelerare perché abbiamo iniziato con tanto ritardo, di invitare qui il dottor Giorgio Tore, che abbiamo più volte menzionato, presidente di. Questo evento è della settimana di corsi eh, di formazione di alto valore che si sono tenuti e conclusi ieri a Villa Simius e il, il dottor Giuseppe Nicolò Frau, che è il direttore scientifico di questo evento, insomma, che ha coperto tutta la settimana ed è dirigente medico presso l'unità operativa Autorino Laringoiatria dell'ospedale Santa Maria del Carmine. Di Rovereto. Benvenuto, e, e... grazie mille, Carmina. Buongiorno a tutti. <coughs> Avete visto, abbiamo scelto un argomento spinoso come clou di questo convegno, oltre che le relazioni importanti che seguiranno. Devo dire che, mh, solo una cosettina, quello che diceva l'assessore. Del decalogo che lui si è letto ieri sera, per il quale siamo stati forse un po' tutti sempre un po' distratti, esiste già dal 2010, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha incaricato l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di formare un'equipe di 35 ricercatori. Al, al termine de, del quale si è elaborato questo decalogo e si è visto che queste onde elettromagnetiche potevano rappresentare un qualche pericolo e avevano eh, giudicato questo pericolo classificandolo come possibile eh, elemento per eh, la formazione di tumori. Possibile vuol dire che la fase, diciamo. Più semplice, però le ultime ricerche eh, stanno andando in direzioni ben precise e per questo poi sentiremo la relazione di Olle Johansson che, che è un ricercatore autonomo dell'Università dell di Stoccolma. Voi sapete che eh, per, questi, per questi problemi servono ricercatori così perché gli interessi sono enormi, viviamo in mezzo alle onde elettromagnetiche e quindi eh, questi rappresentano un pericolo per tutti. E la, le nazioni democratiche hanno il diritto, dovere di tutelare la salute di tutti senza guardare in faccia nessuno. Detto questo, eh, essendo sardo ed essendo ospitale, eh, in maniera augurale per il convegno e per tutti quanti, donne e uomini presenti, ho invitato un grande suonatore di Launeddas che è Giuseppe Avis di Villa Cidro di suonarci, di, di Villa Sorro, di suonarci qualche cosa di bene augurale per tutti quanti. Dai Giuseppe. Voglio dire questo, voglio dire questo, eh, sapete che il canto a tenore in Sardegna è già patrimonio dell'UNESCO. Eh, le launeddas che rappresentano gli albori della musica del mondo, eh, uno strumento come lo vogliamo definire, omerico, e eh, che in Sardegna ha trovato un'espressione eh, che si è conservata nel tempo. Eh, probabilmente rappresentano proprio gli albori della musica, perché quando il vento fa suonare le canne, e eh, allora lì si genera la musica. Credo che sia proprio così che è iniziato. Mi fa piacere sentirlo così. E allora, Giuseppe, dai il benvenuto a tutti, augurare. Veramente grazie per questa occasione speciale, soprattutto per gli ospiti che vengono da fuori. Che emozione! <ride> Grazie Giuseppe. Un uragico d'occo come me è un po' emozionato sempre quando sente queste cose. E devo dire che l'anno scorso le Launedas hanno suonato per l'anniversario dell'UNESCO a Parigi e credo che in un futuro prossimo anche questo diventerà un patrimonio dell'umanità. Grazie Giuseppe. Adesso iniziamo um, le relazioni scientifiche, divulgative, quindi abbiamo voluto fare una parte diciamo un po' più adatta a un pubblico aperto, non strettamente scientifico, una parte... Anche più invece squisitamente scientifica, un po' l'uno e un po' l'altro. Allora, io volevo, visto che c'è un pubblico così, ed è una sessione dedicata ai tumori, dire due cosettine in linea generale su, sullo stile di vita e i carcinomi del Cavorale e delle loro faringe. Allora, vedete, eh, sono cose che eh, in ambito scientifico queste tutti sanno, eccetera, però insomma voglio ricordare rapidamente alcune cose prima di introdurre le altre relazioni. Vedete, il carcinoma spinocellulare è tra le dieci neoplasie più frequenti nel mondo ed è la sesta causa di morte nei paesi in via di sviluppo. Ci sono approfondimenti in atto sulla conoscenza di fattori di rischio Diversi da alcol e tabacco, carcinogeni ambientali, HPV, cioè infezioni virali e predisposizioni genetiche. La sopravvivenza a 5 anni è inferiore al 50%. Si richiede sempre un approccio multidisciplinare, medico di medicina generale, ORL e odontostomatologo. Noi abbiamo la fortuna di avere. Sotto la, la nostra guida le due divisioni di Otorino e di chirurgia masillofacciale. Questo per noi è molto importante perché i massillo-facciali e gli odontostomatologi ci passano i tumori ancora in buone condizioni, per cui quando li operiamo facciamo anche bella figura, non perché siamo più bravi degli altri, ma perché li operiamo abbastanza in fretta. Qui vedete qual è la... È una, è una regione di facile accessibilità e alla valutazione obiettiva delle lesioni eteroplasiche. In genere si presentano come noduletti, come ulcerazioni o rilevazioni, eccetera, che sono facilmente visibili a seconda dei distretti nelle parti anteriori, anche, le può vedere anche ciascuno di voi mentre si fa un'osservazione accurata. Un ritardo diagnostico ovviamente eh, determina la prognosi. Vedete, questa, eh, il cavorale a che cosa serve? Serve per la fonazione, la masticazione e la deglutizione. Il corpo di linguale, articolazione del linguaggio, innesco della deglutizione, e la motilità linguale consente l'articolazione della parola. La preparazione del bolo in relazione alla fase orale della deglutizione. Poi fun le funzioni sensoriali sono di c'è la proprio eccezione, il dolore e il gusto. Vedete, ci sono anche dei virus che determinano lesioni importanti, fanno, cioè contribuiscono e questo è molto importante in una società moderna come questa, eh, dove eh, l'attività sessuale in questo caso determina molte infezioni. La trasformazione cellulare da virus si accompagna a un'infezione persistente e latente non controllata dal sistema immune, con espressione solo di alcuni geni precoci del genoma virale che rimane nella cellula integrato o episomiale. Vedete ci sono diversi tipi di virus, l'herpesvirus, il papovavirus, quindi l'HPV, epatinavirus, adenovirus, poxvirus che è responsabile del... Del mollusco contagioso, cioè di neoformazioni benigne. Abbiamo virus a RNA flavivirus e retrovirus. Adesso vi faccio vedere qual è l'immagine del virus. Eccolo qui. Questo è il virus HPV che fa un sacco di danni agisce sia a livello delle mucose che a livello della cute, ecco qui. Così si replica. Sia nelle mucose che nella cute il virus. E causa sia lesioni benigne che sono caratterizzate da proliferazione delle cellule basali e conseguentemente da un ispessimento locale dell'epitelio. In questi casi si parla di DNA episomiale: le lesioni associate all'infezione da HPV però. Partecipano anche alla formazione di lesioni displasiche, preneoplastiche e carcinomi a livello delle prime vie respiratorie della cavità orale. In questo caso il DNA è integrato. Ma quasi tutti i tumori del cavorale, in quasi tutti i tumori del cavo orale si ritrovano in questi virus. Infatti vedete. Nell'85-90% di, di tutti i tumori del cavorale è presente DNA di uno dei genotipi di HPV a medio e alto rischio e in circa il 70% è presente il genotipo 16-18. Quelli gli HPV a medio-alto rischio, invece, sono presenti nelle lesioni precancerose e nelle lesioni neoplastiche intraepitiliari. Evidenze sierologiche indicano una prevalenza di anticorpi anti-HPV 16 e 18. Qui si parla di cose che sappiamo tutti, del fumo e dell'alcol, però volevo, ho messo questa diapositiva per dire, un po' così a scopo divulgativo, che negli ultimi anni... C'è una progressiva diminuzione dell'incidenza dei tumori nel cavo orale, faringe e laringe, nel sesso maschile. Nel sesso femminile invece si è registrato un aumento perché ci sono più donne rispetto al passato che iniziano a fumare e più uomini che al contrario iniziano a smettere. Evidenze scientifiche affermano che i, tumori, i fumatori di sigari e di pipa non aspirando il fumo corrono il rischio minore di contrarre il cancro dei polmoni rispetto ai fumatori di sigarette, che aspirano il fumo, mentre rimane inalterato il rischio per i tumori del cavo orale, lingua, labbra e gola. Il carcinoma del labbro e della lingua non è raro nei fumatori di pipa, né il cancro al rene e alla vescica negli appassionati del sigaro, né quelli alla laringe in entrambi i casi. Alcuni studi sottolineano che fumare il sigaro e la pipa crea una predisposizione maggiore rispetto alle sigarette al tumore dell'esofago. Ci sono poi gli idrocarburi che determinano la carcinogenesi. Vedete, tutti questi idrocarburi, il benzopirene, l'antracene e il pirene, sono presenti sia nelle sigarette che nei sigari che nella pipa in varie dosi. Per tutti i tumori del cavo orale, compreso la loro faringe, i principali fattori di rischio sono il fumo di sigaretta, il consumo di alcol e qualunque condizione di infiammazione cronica della superficie interna della guancia e della gola. Altre cause possono essere scarsa igiene orale, masticazione di tabacco, errato posizionamento di protesi dentarie. Per il carcinoma del labbro l'esposizione al sole è un, è un possibile fattore favorente. In tutti i modi, vedete, in circa il 90% dei casi di carcinoma orale si può attribuire al consumo di alcol e tabacco. Proprio a seguito dei meccanismi che ne determinano lo sviluppo, la patogenesi, il tumore della laringe è più frequente nelle regioni del nord-est e via via si scende verso giù. Noi in Sardegna siamo posizionati circa a metà. Siamo 12 casi l'anno ogni 100.000 abitanti. Poi vi ho voluto mettere queste diapositive perché? perché studi epidemiologici su modelli animali condotti per anni indicano che alcune abitudini alimentari possono incrementare il rischio di cancro. Non sono state dimostrate le teorie per alcuni tipi di diete e alcuni componenti degli alimenti che forniscono una protezione contro lo sviluppo della malattia neoplastica. Tuttavia. L'NCI e l'ACS americani hanno stabilito alcune linee guida dietetiche prudenziali per la selezione dei cibi. E come c'è il decalogo, come abbiamo visto, per le onde elettromagnetiche, c'è il decalogo anche per l'alimentazione in un periodo in cui non si fa altro che parlare di diete e quant'altro. Questo è quello che ci consiglia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecco qua. Mantenere un peso corporeo ideale, alimentarsi con una dieta variabile, includere nuove varietà di frutta e verdura nella dieta quotidiana, consumare una maggiore quantità di cibi ricchi di fibre, quali cereali integrali, legumi, vegetali e frutta, e diminuire l'apporto di grassi totale almeno del 30% delle calorie. Limitare il consumo degli alcolici. Limitare il consumo di cibi sottosali o conservati con nitriti. Quindi andiamo avanti, vi ho già fatto vedere il decalogo. Così però, volevo dire che nessun tipo di dieta ci può mettere al riparo dall'insorgenza di manifestazioni tumorali. Ecco, vedete. Queste sono sempre le indicazioni dell'Agenzia dell internazionale per la ricerca sul cancro, dove in seguito a, a un miglioramento dello stile di vita di tutti i giorni ci dice che così con questi comportamenti circa il 50% delle più frequenti tipologie di tumore si possono prevenire. Queste sono altre diapositive simili. Vi voglio far vedere questa che ho recuperato. Nel 2014, anche qui, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, con la partecipazione della Commissione europea, praticamente ha accettato il decalogo di cui vi ho parlato prima. Ciò scorrere queste diapositive, siamo un po' in ritardo. Volevo farvi vedere questa, vedete? Vi è una revisione di tutte le evidenze scientifiche continua sul rapporto tra alimentazione, stile di vita e tumori. Vi sono coinvolti oltre 200 ricercatori, tra cui esponenti di FAO e UNICEF. I dati sui diversi tipi di tumore vengono costantemente aggiornati all'interno di un progetto CUPU. Vi ho messo quest'altra diapositiva per farvi vedere quest'altra cosa. Vedete, c'è una forte evidenza che l'alcol aumenta il rischio di cinque tipi di tumore. Della mammella, del colon retto, del fegato, testa e collo ed esofago. Se se ne consuma ci dice limitare l'alcol a due unità alcoliche al giorno per l'uomo e a una per la donna. Queste invece sono i, una diapositiva che ci, che ci fa vedere gli studi della ricerca sul cancro in, in Gran Bretagna, dove un minor consumo di alcol potrebbe prevenire 12.000 casi di tumore all'anno, sempre in Gran Bretagna. Visto che stiamo parlando dello stile di vita, Bisogna essere. Io faccio il medico, non faccio il politico, quindi eh, vedo le cose come stanno sotto un'altra ottica. Eh, I nostri ospedali sono strapieni di eh, estracomunitari, immigrati, non sappiamo più come fare, e dove metterli, è inutile girarci intorno. Eh, Devo dire una cosa, gli ospedali italiani sono dimensionati per le malattie degli italiani, quindi non eravamo più abituati a trattare certe patologie che da noi erano scomparse. Per cui adesso ci troviamo in una situazione critica. Questi sono dei modelli migratori che ho messo così, ma per andare al dunque... Ho messo queste diapositive per far vedere l'aumento dei permessi di soggiorno nei confronti degli extracomunitari come sono aumentati dal 1992 al 2007. Non abbiamo i dati degli ultimi anni perché non si riesce in qualche modo ad avere dei dati proprio certi, per cui mi sono limitato a quelli scientifici che avevamo. Qui ho, fatto, ho messo il numero dei detenuti stranieri, vedete l'aumento nelle carceri di quanti ce ne sono, è una cosa enorme. E qui vi ho, fatto, vi ho messo questa diapositiva che vi fa vedere qual è l'aumento degli stranieri su totale denunciati per droga. Quindi questi quando vengono qui, che li troviamo in giro, eccetera. Eh, si trovano senza lavoro, sono, non, si, non, non, non si integrano nel senso che molte volte non trovano, non trovano possibilità e fanno di queste cose. Faccio vedere altre due diapositive importanti per dire come è cambiato lo stile di vita anche in seguito a questi eventi. C'è una femminilizzazione dei flussi migratori. Il 48,3% delle donne presenti in Italia nel 2007 sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La stratificazione del mercato del lavoro secondo il genere, donne orientate a lavori domestici, di cura o al mercato del sesso purtroppo, vedete a fianco messo il traffico di persone per il mercato sessuale soprattutto dai paesi dell'Africa Sahariana e dal blocco comunista è una cosa enorme. Poi ecco come si trasmettono le malattie. E poi ho voluto farvi vedere questi giornali di varia estrazione, che poi nessuno ne parla, sembra che ne, non se ne vuol parlare, non, 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 si può, non si può affrontare il discorso, ma qui ci sono, vedete, la stampa che dice prostitute immigrate, bombe batteriologiche, portatrici di AIDS, epatiti, sifilide e altre malattie infettive. Vedete la Repubblica, allarme AIDS, è malato un immigrato su dieci. I Pidocchi, il messaggero, colpa degli immigrati. Il giornale di Milano, la lebra, sbarca in Sicilia. Per non parlare, guardate qui su Magazine questa diapositiva, la zanzara tigre, avete visto che anche a Roma hanno sospeso le donazioni di sangue perché stanno, sta ritornando la malaria. Non ho voluto mettere qui la TBC che è, una, che è in aumento in quantità pazzesca. Io faccio parte di un ospedale dove ci sono i reparti di malattie infettive e noi ce li ritroviamo dappertutto. Ricoverare un paziente con la TBC comporta un sacco di problemi, sia in reparto dove vengono ricoverati che in sala operatoria dove vengono operati con un sacco di problemi che voi potete ben capire, di spese incredibili. Vi ho voluto dare così una carrellata di queste informazioni prima di dare la parola all'illustre ospite svedese che ci parlerà della relazione sulle onde elettromagnetiche dei tumori. Io mi scuso un po' perché eh, alcune delle mie immagini saranno un pochino truculente. Eh, quindi mi scuso con l'uditorio non medico, però questi tipi di tumore, purtroppo, questi tumori della testa e collo, e in particolare quelli del massiccio facciale, comportano degli interventi molto demolitivi. All'inizio della mia carriera, quando c'erano ancora i vecchi leoni chirurghi all'Istituto Tumore del cui ho imparato le tecniche, si demoliva e basta. Il fine era guarire dal cancro. Oggi, per fortuna, negli anni, man mano che passava il tempo, si è arrivati alle ricostruzioni, ovviamente, il più esteticamente possibile, però è chiaro che le immagini sono abbastanza truculenti. Fate queste premesse, andiamo avanti. Quindi, io ero appunto eh, direttore della Head and Neck, si dice in termine anglosassone, cioè chirurgia della testa e collo. In questa bibbia, io questa bibbia sulla classificazione patologica dei tumori della testa e collo pubblicata dalla World Health Organization nel 2005 possiamo trovare questa introduzione. Nonostante la cavità nasale dei seni paranasali occupano uno spazio piccolo, eh, anatomicamente piccolo, essi sono sedi di origine di un gruppo di tumori fra i più istologicamente complessi e variegati del corpo umano. Essi includono neoplasie derivate dall'epitelio delle ghiandole sieromucose, dai tessuti molli dell'osso, dalla cartilagine, dal tessuto neuroectodermico, dalle cellule ematolinfoidi e dall'apparato d'ontogeno. Molto di essi sono simili a quelli di altre parti del corpo, il carcinoma, l'adenocarcinoma. Ma, per esempio, c'è il neuroblastoma olfattorio o estesioneuroblastoma, cioè un tumore che insorge nelle cellule dell'odorato tanto per capirsi, in alto, nella parte alta del naso, nell'etmoide che si trova solo qui, solo a livello dell'etmoide. Questo per farvi vedere quanti sono i tipi di tumore tra benigni e maligni che colpiscono i seni paranasali. I tumori maligni dei seni paranasali sono rari, per fortuna è una patologia molto rara, meno del 3% di quelli della testa e collo, molto più frequente la laringe, molto più frequente il cavorale, l'orofaringe, eccetera. Ma i seni paranasali sono rari e il seno mascellare, sapete, seno mascellare, seno frontale, seno etmoidale e seno sfenoidale, sono quattro i seni di cui si parla, e il mascellare è la serie più frequente con circa il 60%, mentre la cavità nasale e l'etmoide seguono con circa il 15% per uno. Rarissimi invece tumori di seni frontali e sfenoidali, e la forma istologica più frequente nel seno mascellare sono il carcinoma spinocellulare o squamocellulare, che si voglia, e il carcinoma adenoide cistico, mentre l'adenocarcinoma di tipo salivare e il carcinoma indifferenziato sono, e il mucopidermoide sono molto più rari. Nelle etmoide, nelle casistiche europee, questo è molto importante, eh, dopo vi dico perché. L'adenocarcinoma di tipo intestinale o ITAC, intestinal type adenocarcinoma, che è un tumore assolutamente identico dal punto di vista istologico a quello che si ha nel colon. Eh, io dicevo a Villa e in un intervento simile che ho fatto, io ho fatto in tempo a vedere del, delle persone a cui erano stati biopsiati prendendo un, un polipo dal naso e era venuto fuori adenocarcinoma di tipo intestinale, i quali poveretti si beccavano una coloscopia e un clisma opaco alla ricerca disperata del tumore primitivo pensando che questo fosse una metastasi. Invece no, è un tumore primitivo che insorge lì nell'etmoide e è identico a quello del colon, mentre sono più rari l'indifferenziato, lo spinocellulare e l'adenoide cistico. L'ITAC, è un adenocarcinoma con origine dalle ghiandole mucipare, quelle che producono il muco che abbiamo nel naso, quando abbiamo il raffreddore che ci colla il naso, in poche parole. Ed è molto diverso dall'adenocarcinoma di origine dalle ghiandole salivari che invece troviamo nel seno mascellare. Ed è, questa è la cosa fondamentale, l'ITAC è un tumore professionale, tipico dei lavoratori del legno e del cuoio. Noi abbiamo avuto la più grossa casistica mondiale di ITAC, All'istituto tumori, e il 96% di questi pazienti erano o erano stati lavoratori del legno e del cuoio. Dove non ci sono i calzaturifici, ci sono solo quelli del legno. A Milano, vicino a Milano, c'erano due enclave di calzaturieri, cioè a Vigevano e a Parabiago, e lì abbiamo avuto noi avevamo il 30% di lavoratori o ex lavoratori del cuoio. La storia naturale di questi tumori. I sintomi sono tardivi perché talvolta sono molto sfumati, a seconda della sede di insorgenza c'è l'ostruzione nasale, la rinorrea, cioè il colare, colare il naso, l'epistassi, il sangue dal naso, l'epifora monolaterale, l'epifora vuol dire sanguinare eh, lacrimare l'occhio perché si chiudono lo sbucco dei canali lacrimali e quindi... Scendono le lacrime sulla faccia, è una tumefazione del palato duro, mentre l'anosmia, cioè non sentire gli odori, è riferita molto più raramente. La tendenza evolutiva prevalente è la progressione locale, con interessamento per contiguità dei tessuti e delle regioni anatomiche adiacenti, secondo alcune direttrici, che dipende da dove si sviluppa il tumore. Voi vedete il seno mascellare, il tumore può andare verso il basso sul palato, in alto verso l'orbita o. Verso l'etmoide ed entrare poi nell'orbita da mediale verso laterale oppure attraverso la lamina cribrosa, si chiama così la separazione fra il naso e il cervello, tanto per capire, finire dentro il cervello, dentro la scatola cranica ed erano quelli, eh, eh, quelli che noi op abbiamo operato con queste resezioni craniofacciali. Uh, ottenendo la più, la più grande e vasta casistica al mondo. Oppure se è del mascellare può andare dietro, finisce nella fossa pterigopalatina, si chiama questo, questo anfratto, oppure finire in fossa infratemporale, bucare la grande ala dello sfenoide e finire in fossa cranica media, sempre dentro nel cervello o attraverso la fessura orbitaria inferiore. Possono quindi, quando questi tumori si espandono, comparire pottosi, vuol dire... L'occhio para, 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 paralisi, un lesoftalmo, l'occhio che viene in fuori, vederci doppio, le parestesie nel territorio della seconda e terza branca del trigemino, cioè lungo i nervi che danno la sensibilità della, qua, della guancia, oppure delle tumefazioni sottocutanee alla piramide nasale, eccetera, eccetera. I sintomi da estensione alla fossa cranica anteriore sono molto sfumati, cioè il tumore va dentro nel cervello. La parte davanti del cervello, i risedi e i lobi frontali, che sono dei lobi silenti e dove noi ragioniamo, tanto per capirci, ecco, in, modo molto, in soldoni, ma non, non danno sintomi, non danno paralisi, non danno cefalea. Talvolta abbiamo notato cambiamenti di umore, cioè persone che diventano diverse rispetto a come erano prima, ma sono sintomi estremamente sfumati. Quando viene interessata la fossa cranica media, dove passano i nervi sensibili che danno la sensibilità della faccia, possono comparire i sintomi da infiltrazione del seno cavernoso e paralisi del sesto nervo cranico, che vuol dire paralisi di un occhio, tanto per capirci, vederci doppio, il paziente ci vede doppio. I tumori maligni del massiccio facciale sono sempre stati divisi in due grosse categorie a prognosi completamente diversa. Quelli antero inferiori, prognosi buona, quelli postero superiori prognosi cattiva. Già nel, no... nel 1829, un signore che si chiamava Lisar di Edimburgo. Uno dei primi chirurghi che ha avuto il coraggio di affrontare interventi sul massiccio facciale, prima no, era impossibile pensare anche di farlo, stiamo parlando del 1829, si rese conto che la difficoltà maggiore per l'asportazione completa di un tumore del mascellare stava nella sua estrinsecazione superiore e posteriore. In un'ammirabile descrizione che lui ha fatto del 1829, Ecco, eh, ve l'avevo riportato in inglese, ve la traduco, e diceva che il tumore che era un tessuto midollare sarcomatoso, una porzione di esso. Pensate che lui ha fatto questo intervento di maxilletomia in sette minuti e allora bisognava fare in fretta perché non c'era mica l'emostasi. Il paziente sanguinava, allumi di candela, ecco. Tanto per darvi un'idea di cosa facevano questi grandi. Ehm, e il tumore, la parte posteriore, rimase attaccata là posteriormente alla pterigoide, che è una struttura ossea che c'è là dietro, e non ha potuto essere tol tolto, non riuscì a togliere quella parte che rimase là attaccata. Quindi là è la difficoltà, posteriore. Nel 1906 un francese che si chiamava Sebilot cercò di codificare questo concetto, che quelli là dietro, i tumori più in alto, sono quelli più cattivi e divise i seni paranasali con due linee immaginarie in una infrastruttura, la parte bassa, verso il palato, mesostruttura in mezzo e sovrastruttura, questa, quella verso il cervello. Ed eccole le linee di Sibilò, nel lavoro originale di Sibilò, che divideva queste linee. Ma nel 33, 1933, 1933, Ungren... Eh, che mi pare che fosse o svedese o, o norvegese, non ricordo, eh? si accorse che la classificazione di Sibilo non, non prendeva in considerazione l'estensione posteriore del tumore e propose un piano immaginario passante attraverso il canto interno dell'occhio e eh, della mandibola e divise quindi i tumori antero-inferiore dell'infrastruttura che lui chiamò topographically more benign tumors tumori topograficamente più benigni e in una soprastruttura che lui chiamò tumors of more malignan character, cioè tumori di un carattere con caratteristiche più maligne. Ed eccolo qua il piano di Ungren. Il piano di Ungren, spesso impropriamente chiamato linea, una, una, un matematico... In Diventerebbe matto sentire che uno chiama un piano una linea, no? Sono due concetti completamente diversi. Eh, divide quindi quelli inferiori, T1, T2, quelli superiori, postero superiori, in T3, T4, in quasi tutte le classificazioni che si sono succedute negli anni. E lo stesso concetto fu adottato nelle prime tre versioni della classificazione AJCC, American Joint Committee on Cancer, che è la, la società americana che ha classificato i tumori. E nella quarta, nell'87, quando finalmente anche la WCC, Unione Internazionale contro le Cancer, si decise a prendere in considerazione tale sedia anatomica. Vado un pochino avanti velocemente su questi concetti, eh, quindi anche quest, però la classificazione codificava solo il mascellare, proprio perché sono tumori rari a questo tipo di patologia. Si sono dedicati in pochi. Tutti gli otorini sanno tutto sul, eh, sul carcinoma della laringe, perché è frequente, sul ma il mascellare macellare è sempre stato un po una nicchia un po' trascurata e abbandonata. Questa è la prima versione del 1977 della classificazione fatta dagli americani del tumore del macellare. Stiamo parlando del 1977 e appunto dice che la linea di Oengre, eh, leggete qua sotto Oengren Line, la linea di Ongren è un piano teoretico, è una linea, un piano, il, il, il discorso un po' ridicolo che dicevo prima. Insomma, che divide questi tumori? Questa è la classificazione, vera salto, che dice appunto i tumori eh, dell'infrastruttura sono T1 o T2, mentre quelli che vanno dietro sono T3 o T4. Finalmente nell'87 anche la WCC, quella europea, si mise a, nella quarta classificazione, quindi della AJCC, Classificò i tumori e sempre questo concetto: quelli dietro e superiore sono più cattivi di quelli davanti e in basso. E nella quinta classificazione dell'87 scompare il termine infrastruttura e sovrastruttura, ma rimase sempre il concetto del supero, posteriore e antero, inferiore. Nella quinta edizione. Oggi siamo re, a gennaio, è uscita la ottava edizione, no? perché, ogni, perché la medicina si aggiorna ovviamente. Nella quinta edizione scompare il termine, eh, vengono classificati per la prima volta i tumori dell'etmoide, la parte più alta della fossa nasale, tanto per capirsi, perché prima non erano classificati. Cosa succedeva? Nella, nelle pubblicazioni scientifiche succedevano le cose più incredibili, perché talvolta anche certi medici non sono così intelligenti. Classificavano i tumori dell'etmoide come se fossero dei macellari Per definizione erano tutti tumori avanzati, perché se un tumore del macellare va a finire nell'edmoide, vuol dire che è un tumore avanzato, ma se è un tumore invece è nato direttamente nell'etmoide, può essere anche molto piccolo. Per cui le casistiche dell'ora, che erano un gran puri, erano tutti tumori T3 T4, anche quando erano estremamente piccoli. Casistiche. Raffazzonate, conclusioni errate, eccetera, eccetera. Eccola qui, questa è l'ottava edizione, l'ultima che è uscita a gennaio di quest'anno della WCC e codifica i tumori sia del mascellare sia del naso edmoidale, è rimasta pressoché invariata, e mentre la classificazione del mascellare è logica è fatta bene, questa vedete la nostra casistica. Il, il T1 è un tumore che praticamente non esiste, non, non lo trovi, trovi mai, è talmente iniziale che purtroppo non lo trovi mai. E nel T2 c'è una guarigione del 61%, ma cala nel T3 al 50%, nel T4A al 40%, nel T4B al, 24, al 25%. Quindi, purtroppo, la diagnosi spesso e troppo spesso avanzata dei tumori è, eh, por, porta a una guarigione, percentuale di guarigione estremamente bassa. Mentre la classificazione del mascellare quindi è molto valida, quella dell'Edmoidea è sbagliata, assolutamente errata. Io mi sono battuto eh, spesso nei congressi internazionali, anche negli Stati Uniti, eh, dove ci sono i più accaniti eh, difensori di questa classificazione, e gli ho dimostrato che non sta in piedi, ma niente, eh, noi siamo italiani e abbiamo meno, meno potere degli americani. Ed è fatto così, non ve la risparmio, insomma, andate eventualmente a vederla. Ed è estremamente complicata. Perché era assurda? Perché è un T1, quindi teoricamente un tumore più piccolo, può essere molto piccolo, non interessare neanche una struttura ossea, ma anche avere delle grosse distruzioni ossee. Quindi essere un tumore abbastanza esteso, ma proprio perché è fatta male e continua a essere un T1. Il T4A è un tumore con minimal extension to anterior cranial fossa. Minima estensione alla fossa cranica. E che vuol dire minima? Un centimetro, un millimetro, un decimo di millimetro. Quindi un'addizione assolutamente che non ha senso. Il T4B poi può essere un tumore che interessa appena appena la meningela dura madre che avvolge il cervello. Perfettamente resecabile, senza problemi. Ma un tumore che è dentro per 10 centimetri nel cervello. È un tumore strano. È sempre T4B. Infatti cosa abbiamo fatto noi? Come vi ho detto noi avevamo, avevamo, abbiamo avuto la più grossa casistica al mondo di tumori della base cranica anteriore e avendo una grossa casistica abbiamo potuto fare, le, 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 la, dimostrare che questa classificazione non stava in piedi e cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo l'abbiamo pubblicato tra l'altro su una rivista americana ho dovuto lottare per riuscire a far ottenere questo lavoro perché gli americani erano un po' restii ad accettarlo una casistica grossa, 240 casi di resezioni craniofacciali anteriore fatte col neurochirurgo abbiamo preso questi pazienti e li abbiamo stadiati con la classificazione che io avevo ipotizzato e con quella della EGC-UICC, a sinistra vedete la mia classificazione e voi vedete che il, T2, il T1 non esiste, il T2 va bene, il T3 va un po' meno bene, meno bene e il T4 va malissimo. Guardate la classificazione sulla destra, stessi pazienti, eh? stadiati invece con la classificazione della legge IUCC. Il T2 è il tumore che va meglio di tutti, il T3 va, va peggio, il T1 è il tumore che va male come il T4. Ma è logico. Il T2 è un tumore che occupa due regioni. Quindi dall'etmoide vegeta un po' dentro nella cavità nasale e diventa T2. Vuol dire che un tumore vegetante, è quindi per definizione meno aggressivo del tumore infiltrante, che può essere un T1 che ha distrutto l'osso. Quindi è una classificazione che non ha senso. <coughs> Questo è stato dimostrato anche in un lavoro recente fatto da un gruppo di francesi con la partecipazione anche del gruppo di Castelnuovo e Nicolai di Varese e di Brescia e anche questi hanno dimostrato che è una classificazione che non sta in piedi ma ciò nonostante gli americani Gnucchi e Duri l'hanno mantenuta invariata anche nella ottava edizione. La terapia, veniamo al sodo della terapia per la rarità di questi tumori non esistono in letteratura dei trial randomizzati. Il trial randomizzato è il modo scientificamente inoppugnabile per dimostrare se una nuova terapia va meglio di quella vecchia. Si chiama trial randomizzato. Quindi è impossibile, sono tumori troppo rari, sono... non è il cancro della mammella in cui si hanno migliaia e migliaia di casi. Il tumore del, del mascellare sono pochi, sono rare quindi non puoi fare dei trial randomizzati quindi in letteratura si trova una grande varietà di trattamenti che la e la scelta spesso dipende dal centro dove finisce il paziente se prevale il chirurgo si fa la chirurgia se prevale il radioterapista si fa la radioterapia comunque mediamente mh, si utilizzano delle associazioni radioterapiche e chirurgiche o chirurgiche e radioterapiche mentre la sola radioterapia normalmente non è utilizzata da sola, le anche se le tecniche più moderne di irradiazione, cioè la radioterapia conformazionale, la IMRT, ehm, che sono delle tecniche molto, mol molto sofisticate, con i protoni e i neutroni, hanno migliorato un pochino i risultati della radioterapia. E la più recente radioterapia, eh, forse qualcuno sa, si chiama adroterapia. In Italia esiste un solo centro finora di adroterapia, che è a Pavia. Vuol dire la radioterapia con parcelle molto pesanti, ioni carbonio. Eh, questa sembra avere, invece, effettivamente un effetto ottimo su alcuni tumori molto radioresistenti, come il carcinoma adenoidecistico. Quindi la chirurgia rimane una scelta fondamentale nel trattamento dei tumori maligni, dei seni paranasali, <coughs> Purché il tumore possa essere essiccato con margini in tessuto sano, la radicalità. Le tecniche ricostruttive di cui parlavo prima devono essere le più adeguate possibile per ridare al paziente un aspetto decente. E la resezione di un tumore antero-inferiore, come dicevo, i T1, T2, non rappresenta un problema, cioè sono interventi che possono essere fatti talvolta anche per via transorale, senza fare incisioni sulla faccia, eh, talvolta, ecco, questi sono i tipi di incisione invece, quando è necessario, che si facevano soprattutto nel passato. Ma se fai una buona sutura, non è che rimanga poi sto granché di eh, cicatrici. E qui dicevo che oggi questi tumori possono essere seccati per via endoscopica e endonasale, mentre un accesso transfacciale può essere ancora indicato per una maxillettomia totale, salto queste immagini che. Mh, eh, spiegano un po' come sono gli tipi di intervento, ma non è il caso di tirare tardi. Molti di questi tumori possono comunque essere operati con esclusivo accesso, dicevo prima transorale o con la tecnica del degloving. È una tecnica particolare che consiste nel tirare su le parti moli che poi le rimetti giù in modo che non si veda niente, mentre l'accesso transfacciale è quasi sempre necessario quando si debba fare una maxillettomia totale questi, dicevo, erano gli interventi standard per i tumori delle infrastrutture confinati nei seni paranasali, ma quando il tumore ha invaso la fossa infratemporale, quindi si è esteso là posteriormente, come ho fatto vedere all'inizio, o verso la base cranica per andare verso il cervello, il normale accesso attraverso la faccia non è sufficiente. Si rischia di fare la fine di risar di Edimburgo nel 1829, di lasciarla là un pezzo di tumore. E il chirurgo non può fare niente di peggio che lasciare dei pezzi di tumore. Meglio non operarlo il paziente, a meno di casi particolari di cui eventualmente parlerò dopo. Quindi la ricerca di un adeguato accesso, arrivare là a dominare la parte posteriore della fossa pterigopalatina ed infratemporale è diventato un impellente bisogno da parte dei grandi chirurghi della seconda metà del Novecento, fra i quali il grande John Conley. Questa è la fotografia. Io ho avuto l'onore di incontrarlo, John Conley, nel 1974 all'Istituto Tumori di Milano, lo dicevo nei giorni scorsi: una figura ieratica, 1,95 di altezza, 46 o 47 di piede, il tipico americano con i pantaloni sopra la caviglia e i calzini bianchi corti e suonava il pianoforte. Sapeva suonare Beethoven in un modo divino. Quindi un grande uomo, un grande uomo. E questo aveva ideato nel 1956, ha ideato come arrivare là dietro a dominare, molto demolitivo l'intervento, estremamente demolitivo, ma dominava la parte posteriore del tumore perché egli affermava che in una restrizione del mascellare per un tumore maligno l'inclusione delle parti dietro, pterigoide, muscolo pterigoide, deve essere per forza la tua radicalità là dietro, se no il tumore finisce là dietro, lo operi ma il paziente muore lo stesso. E diceva che quando il chirurgo tenta di fare ciò per la via anteriore di Weber Ferguson, egli si trova a dover resecare queste strutture critiche in una cavità piena di sangue, perché quella zona lì sanguinano. E ad alcuni millimetri dalla carotide interna. Poi ci sono stati altri grandi chirurghi che si sono succeduti e che hanno tentato di trovare altre strade. Questo qui, per esempio, 1963, eh, David Crockett, che non era quello. Degli Stati Uniti, eh? e questo era, in inglese, era un inglese, non era Davy Crockett, eh, quello di Fort Alamo. Eh, questo qui è un altro a Temboro nel 1980, la tecnica di Attia nel 1984, eh, Ovegeser, grande maxillo facciale di Zurigo. Eh, che nel 1985 ha ideato questa via di accesso sempre alla parte dietro in modo da circondare il nemico devi circondarlo. Se vuoi distruggere un nemico devi affrontarlo dal davanti e affrontarlo da dietro, lo incastri dentro e lo fai fuori. Se no, invece se lo attacchi solo davanti e lui è una via di fuga, poi torna e, e ti sistema lui. La via di accesso di Ovvigese, dicevo, è molto valida, ma ha il difetto di non consentire. Il, di usare il muscolo temporale per la riparazione. Quindi eh, altri e anche noi abbiamo messo a punto invece una tecnica diversa per eh, l'accesso alla fossa cranica, eh, alla fossa infratemporale e alla fossa cranica media. Ecco adesso purtroppo cominciano le immagini un pochino truculente. Eh, quindi qual era il nostro accesso alla fossa cranica? Alla fossa infratemporale, alla fossa cranica media. Ecco, questi sono i tipi di incisione che noi facevamo. Questo è il muscolo temporale preparato, ruotato verso il basso. Si scivola lungo la grande ala dello sfenoide, si arriva alla base della pereoide. Colpo di scalpello, si finisce in rinofaringe e tutto da dietro viene assolutamente liberato. E questo è il risultato finale. Poi, ovviamente, si ricostruisce. Il paziente, vi garantisco, che ha un aspetto quasi normale. Voi vedete come si estende posteriormente la demolizione rispetto alla base dell'aptericoide che è indicata dal Klemmer. Ma anche il dominio del chirurgico dei tumori che fissano la fossa cranica anteriore eh, dell'etmoide era impossibile con una sola via anteriore. Quindi fu grandissimo il merito di quei grandi pionieri delle resezioni craniofacciali che hanno avuto il coraggio di superare io che ho chiamato le colonne d'Ercole. Perché. Finire in fossa cranica attraverso uno spazio, fossa cranica assolutamente sterile, pensate ai meningiti, quando ci sono le infezioni all'interno del del, 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 della scatola cranica, metterla in comunicazione con le fosse naso-paranasali, per definizione non sterili, piuttosto sporche anche, talvolta era una bestemmia chirurgica, quindi è stato difficile superare queste colonne d'Ercole, eh, e quindi in ogni pubblicazione io dicevo questi grandi, andrebbero sempre, noi siamo dei nanerottoli rispetto a questi grandi chirurghi che hanno aperto queste strade, Cushing, Dandy, Ray, McLean, Smith, Copp, Williams, Malechki, ma il più grande di tutti fu Alfred Ketcham, che lavorava al National Cancer Institute di Bethesda, il quale ha avuto il coraggio di, Affrontare in modo oncologico il problema delle restrizioni craniofacciali anteriori. Io ho avuto l'emozione di incontrarlo nel, 1900, nel 2004 al congresso di New Orleans quando lui aveva 80 anni. Un grande, una persona veramente eccezionale. Questa era la sua tecnica, il lavoro originale di Ketcham nel 1963. Eh, lo salto brevemente insomma il tipo di accesso cosa, qual era il problema poi sono succeduti altri Cisman di Londra nell'86 con un'altra tecnica Shah del Memorial Sloan Kettering Center di New York nell'87 eh, Seca Regenica di Pittsburgh nel 1993 Ravè di Berna nel 93 queste sono tecniche diverse per raggiungere sempre lo stesso fine come si è visto, Ketcham utilizzava un piccolo foro di trapanazione transcranica, perché il concetto è che tu devi entrare attraverso un accesso neurochirurgico per dominare il tumore dall'alto e poi un accesso trasfacciale per tirarlo via tutto. Sempre il discorso di circondare il nemico. Eh, ma una grande apertura facciale lui faceva, perché è il concetto che sotto bisognava aprire tanto. Quindi l'apertura del labbro superiore, eccetera, eccetera. Quindi grandi accessi, sempre grandi accessi, perché si, era il momento in cui un po' predominava la mentalità: grande taglio grande chirurgo. Poi pian piano per fortuna le cose si sono. Eh, Ah, si sono sistemate, quindi anche noi all'inizio abbiamo utilizzato delle grandi aperture, quando io ho incominciato nel 1987 a fare le prime resezioni cranio facciali anteriori, in Italia erano ben poche che le facevano, eh, facevo delle grandi aperture, ero un po' eh, sub subornato dalle da quello che dicevano gli americani. Quindi era il periodo in cui andava di modo lo smontaggio e rimontaggio dello scheletro facciale. Poi abbiamo visto che drenaggio spinale, insomma, manovre estremamente truculente, che poi pian piano, ecco, questi erano i primi interventi che noi facevamo, poi piano ci siamo accorti che molte di queste... Eh, tecniche erano assolutamente inutili, molti di questi accorgimenti erano assolutamente inutili e quindi dopo una trentina di casi abbiamo abbandonato moltissime di queste cose perché ci siamo accorti che era inutile farle. Noi abbiamo fatto 500 resezioni craniofacciali anteriori per tumori maligni, la più grossa casistica monoistituzionale al mondo. Nessuno aveva una casistica di queste due idee perché venivano tutti gli studi di tumori. Ecco. Eh, non è perché eravamo tutti in Lombardia, venivano da tutta Italia ehm, perché eravamo gli unici a farne così tanti, ad avere queste tecniche. Quindi abbiamo ridotto al minimo gli accessi, che è diventata semplice e standardizzata. Negli ultimi momenti, ho avuto la fortuna di incontrare anche un grande neurochirurgo, che era a 100 metri dall'istituto tumori, cioè l'istituto neurologico Carlo Best di Milano, che è a 100 metri dall'istituto tumori di Milano. Alla fine, noi facciamo un intervento di questo genere, che negli Stati Uniti durava 8-9 ore, in due ore assoluta, te, avevamo proprio una padronanza, lui faceva la parte endocranica, io lo aiutavo, io facevo la parte esocranica, lui mi aiutava dall'alto, due orette era finito l'individuo, ecco come facevamo, incisione eh, coronale per l'accesso chirurgico, incisione paranasale piccola preparazione dell'emodi per il cranio, cra eh, lo vedete lì, craniotomia frontale, si entrava dentro la base cranica, demolizione posteriore del tetto dello sfenoide, scalpello nello sfenoide per tagliare la parte inferiore. Qui vedete in basso a sinistra lo schema di come si fa la resezione nel seno sfenoideale e sempre il tipo di accesso, asportazione di un piccolo sportello là dietro adesso inutile che vi faccio vedere tutti questi particolari e questo è lo schema in basso a destra, lo schema di restrizione, come tu riesci a tirar via tutto il tumore dominandolo da sopra e da sotto le mostruose cicatrici sul viso. Perché una delle cose. Ah, adesso va di moda la chirurgia endoscopica, poi ne parlo. Si evita la cicatrice, no? Non è quello il problema. Le cicatrici sono quasi invisibili se tu fai una buona sutura. Beh, guardate le lesioni di fianco al naso, non si vede quasi niente, non si vede quasi niente se tu fai una ottima sutura. Oggi in mani esperte, ve l'ho messo diverso e sottolineato, in mani esperte, alcuni di questi tumori possono essere seccati per via endoscopica, si passa solo attraverso il naso, in poche parole, con degli endoscopi. N nella chirurgia del dei tumori maligni però sono sempre stati esistiti due dogmi, quando io sono entrato con il Cazzoncini Corti all'Istituto Tumori di Milano, eh, c'erano questi due dogmi assoluti, la resezione in blocco, cioè il tumore tu lo devi togliere, uno degli aforismi che si raccontavano allora era tu devi togliere il tumore senza mai neanche vederlo, perché deve essere sempre circondato da tessuto sano in tutte le sue periferie, è impossibile in certi casi, però era uno dei... Concetti fondamentali e l'altro era la resezione radicale, appunto devi riuscire a toglierlo tutto completamente. Poi a un certo momento è stato dimostrato che non era così obbligatorio la resezione in blocco, basta che tu raggiungi tessuti sani e questo Steiner l'aveva dimostrato, quindi se la resezione in blocco. E mentre nella chirurgia endoscopica transnasale la resezione in blocco è sempre è impossibile perché tu devi toglierlo a pezzettini il tumore no? fino a raggiungere tessuto sano. Ma se la resezione bloc, in blocco non è più un dogma, la resezione radicale continua ad essere un dogma, se no non operarlo il paziente se non riesce a raggiungere i tessuti sani. Quindi negli anni 80 e 90 dei miei pazienti, dei nostri pazienti di studio tumori, il 50% circa erano recidive a pessimi interventi fatti precedentemente. Altrove, il 50% erano recidive. Quindi dicevo, negli anni 80 e 90, noi abbiamo voluto operare purtroppo molte recidive, anche questo tra virgolette, a interventi fatti etmoidectomie per via transnasale. Ma negli anni 2000, abbiamo cominciato a operare recidive a resezioni endoscopiche mal eseguite. Eccoli qua alcuni esempi, i medici in sala possono rendersi conto di come erano stati fatti interventi assolutamente non adeguati, recidive del tumore e disastri e vi ho messo qui che questi sono chiari esempi di malpractice. In termine oggi che va di moda si dice cattiva medicina. Quindi nel futuro io vi ho scritto la chirurgia endoscopica che già oggi è applicata rutinariamente in alcuni centri, diverrà sempre più popolare e io sono convinto che la resezione endoscopica, la resezione craniofacciale grosse discussioni all'inizio su queste cose, negli anni eh, inizi anni 2000, non siano in competizione, non debbano essere il fine, ma due mezzi per raggiungere il vero scopo che è la guarigione del paziente, non si deve conoscere una sola tecnica ed applicarla anche nei casi non appropriati, perché poi il tumore talvolta è anche molto più esteso e lì devi fare, saper, sapere che tipo di intervento devi fare, se no è meglio che lo dai in mano al radioterapista, se non sei in grado di fare un intervento adeguato. Perché il tumore può interessare sia la fossa cranica anteriore che la fossa infratemporale. Tumore di questo genere, insomma credo che anche i profani eh, non medici si rendano conto di che razza di volume hanno questi tumori, e quindi per poterli resecare bene deve avere dei vari accessi, deve circondarlo il tumore sempre il discorso del nemico che va circondato se vuoi distruggerlo. Eh, e allora ecco quello che noi facevamo, accesso transcranico anteriore, accesso laterale alla fossa infratemporale per donare il muscolo temporale ruotato, per la ricostruzione voi vedete che attraverso la faccia si vede là in alto quella roba alla bianca, è la dura madre, la meninge del cervello. Poi si ricostruisce, come dicevamo prima. Infine il tumore, ancora più esteso, i casi più estesi, inter può interarsi sia la fossa cranica anteriore che quella media e in questi casi all'inizio noi usavamo sulla scorta di quello che dicevano gli americani, questi enormi accessi tirando via grandi sportelli ossei, errore grave, perché poi questi pazienti fanno la radioterapia postoperatoria. Questi grandi sportelli ossei non irrorati andavano in necrosi, grosse complicazioni. Alla fine abbiamo cambiato la strategia, abbiamo deciso appunto il tumore il nemico di affrontarlo girandogli attorno attraverso vari accessi, questa è una delle tecniche che noi utilizzavamo, trascanica anteriore, fossa infratemporale, qui in basso a destra vedete il lobo temporale, la fossa cranica media e vedete come i ferri chirurgici si incrociano. Tutte, entrando da tutte le direzioni in modo che il tumore tiene un piccolo accesso transfacciale tutto sommato molto piccolo si possono raggiungere tutto e il contrario di tutto quindi si può dominare veramente il tumore e queste sono le ciò che con una ottima ricostruzione tu riesci ad avere non tutti i casi riescono così bene perché quando devi fare anche un exenterazio dell'orbita quando devi togliere l'orbita svuotarla Purtroppo l'occhio non è che lo puoi ricostruire. Quindi è chiaro che la cicatrice rimane, la deformazione rimane, però bisogna chiedersi qual era la qualità di vita del paziente, di questi pazienti prima che tu li operassi. E adesso ne parliamo. Dobbiamo quindi chiederci ma vale la pena di fare questi interventi? Cioè sono interventi che hanno un senso oncologico e etico, oppure è una dimostrazione di bravura di tecnica chirurgica per soddisfare l'ego del chirurgo e basta. Perché noi ci siamo chiesti anche questo. E avendo una casistica grossa abbiamo tirato le conclusioni e adesso le vediamo perché gli altri non potevano tirarle queste conclusioni? Perché hanno casistiche piccole. Quindi ciò che è ancora evidente che riguarda le delle stesse sono la fossa cranica anteriore, in questo caso, se si aggiunge anche il grande bias della classificazione, noi abbiamo tutto il contrario di tutto nei lavori. Salto brevemente, io ho partecipato unico italiano. A questo lavoro internazionale in cui abbiamo la casistica e saltava fuori che la stragrande maggioranza dei, 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 della casistica veniva da 17 centri eh, internazionali era, era mal, mal studiata. Quindi salto brevemente questa roba qua. Eh, ma nel 2003, quindi noi avendo una grossa casistica, quando avevamo circa già 500 resezioni craniofacciali, abbiamo, siamo riusciti a codificare. Eh, quali erano i fattori prognostici, cioè quando un paziente va bene e quando va male? Perché appunto la nostra eh, casistica era molto estesa. Vi salto, se no diventa troppo, troppo tardi, però ci tengo a sottolineare un concetto, che l'intervento va fatto subito come Dio comanda, perché nei tumori maligni il primo intervento è quello che conta. Gli americani dicono, the first shot is often the only shot. Il primo sparo è spesso l'unico sparo che tu hai a disposizione. Quindi il nemico accoppalo al primo colpo, se no poi si incattivisce. Ed è voi, vedete, nelle nostre casistiche, vi ho detto il 50% purtroppo dei nostri pazienti erano pazienti recidive a interventi fatti altrove. Questa è la sopravvivenza T2, T3, T4 nei casi vergini, diciamo così. A parità guardate i casi invece già pretrattati come a parità di stadio, i pazienti andavano peggio. E voi vedete che i pazienti non pretrattati, eh, recidive 42%, casi pretrattati 64%. Salto gli altri, eh, le altre cose. Questo per quanto riguarda l'istologia. Insomma, alcuni tumori vanno peggio, altri vanno meglio. L'esteso neoblastoma va meglio e il melanoma va pessimo. Quindi la prognosi dopo una resezione craniofacciale anteriore standard è una resezione endoscopica corretta e buona, soprattutto negli stadi meno avanzati. La qualità di vita è ottima, come vi ho visto, le cicatrici sono minori, mentre è diverso il, il discorso per quanto riguarda, e mi avvio verso la conclusione, a le grosse resezioni craniofacciali anteriori e laterali. Dobbiamo quindi chiederci, lo dicevo prima, se vale la pena di farli o se è solamente una esercizio di tecnica per soddisfare l'ego del chirurgo. La nostra esperienza di tali tumori ci diceva che spesso noi non riusciamo a guarirli, ma bisogna guardare la qualità di vita che hanno questi pazienti, i quali hanno spesso dolori atroci per invasione della seconda e terza branca del trigemino, sono quelli la nevralgia del trigemino, tutti sanno cos'è. Pensate quando un tumore infiltra queste branche del nervo trigemino, dolori atroci Tumori che, eh, estrinsecati nel cavo cavorale, sanguinamento, sovrainfezioni, scusate il termine, puzzo atroce per cui neanche i parenti riescono a stargli vicino, perché purtroppo queste cose vanno dette. Quindi, una qualità di vita per questi pazienti mostruosa, mostruosa. E allora, e allora che cosa si può fare? Si possono operare. Sapendo ben chiaro che cosa tu ti prefiggi, quindi in, lettura, in letteratura non esiste nulla al riguardo perché tutti hanno casistiche molto piccole, eh, tutti mettono insieme tumori benigni e tumori maligni, sono lavori esclusivamente quasi di tecnica chirurgica. Eh, e invece noi abbiamo avuto la fortuna di avere, sempre perché purtroppo per fortuna, purtroppo da noi arrivavano una, un numero altissimo di casi. Noi abbiamo pubblicato nel 2010 questo lavoro sulla rivista Scalbase eh, in cui mettendo insieme ben 63 casi, che è un numero mostruoso perché i tumori lì enormi, perché erano tutti pazienti T4B che gli americani chiamano unresectable, tumori non resecabili. Noi li abbiamo resecati tutti avevano forti dolori da infiltrazione del trigemino, tutti avevano il tumore, molto, il tumore ulcerato e sanguinante in bocca. Tutti furono sottoposti a grossi interventi di resezione craniofaciale laterale o, o anterolaterale e con un follow-up, follow-up vuol dire Seguire il paziente, sapere come va a finire, perché purtroppo spesso vengono raccontate delle frottole nei lavori scientifici. Follow up di un anno, ma cosa significa? Un anno non significa niente, il paziente può morire dopo due, dopo tre, dopo quattro, tu lo dai come guarito, invece non lo è. Vi, è un, vi fu una sola morte intraoperatoria, era un paziente scassato, lì ho sbagliato, non avrei dovuto operarlo. Quel paziente aveva avuto un trapianto renale prima e quindi, però, aveva talmente tanti dolori che. <coughs> Il risultato estetico fu buono quando non ci fu le, la, la, la demolizione dell'orbita o della mandibola. Tutti i pazienti riferirono un miglioramento nella qualità di vita perché sono scomparsi i dolori, perché non gli, ulcerava più, non gli sanguinava più l'ulcerazione in bocca. E quindi questi pazienti hanno avuto tutti un miglioramento della qualità di vita, ma anche qui vedete prior treatment, trattamento precedente, eh, il 45% quelli che non avevano avuto le recidive, né un, un trattamento eh, eh, precedente, il 54% quelli che l'avevano avuto, vi salto questa parte qui, quella che voglio farvi vedere è questo qui sulla destra in cui i pazienti con certi tipi di tumore, cioè il carcinoma denoide cistico e i, i tumori salivari, hanno avuto anche quelli che poi sono morti del loro tumore, non sono guariti, quelli che sono morti hanno avuto una sopravvivenza di 38 mesi media o di 40 mesi, vuol dire tre anni senza dolore, senza ulcerazioni, senza sanguinamento in bocca rispetto a ciò che loro avevano prima e quindi la resezione chirurgica di questi tumori enormi, enormi. Eh, migliora la, hanno talvolta una prognosi brutta, ma migliora la qualità di vita e quindi in questi pazienti noi spesso la percentuale di guarigione dicevo è stata abbastanza bassa, ma tutti ebbero un miglioramento della qualità di vita, quindi io ho coniato il concetto di chirurgia sintomatica cioè io no, so che non guarirò questo paziente definitivamente, ma gli do uno, due, tre anni di vita per una migliore qualità di vita e, scusate il termine, una migliore qualità di morte. Perché c'è modo e modo di morire, c'è modo e modo di morire, oltre che di vivere. Infine, come si deve comportare sul collo? è l'ultima vale soprattutto per i medici, sullo svuotamento del collo precauzionale nel macellare è stato detto tutto il contrario di tutto, incredibilmente eh, ovviamente se ci sono delle metastasi al collo si tolgono, questo è, è pacifico, ma nel collo N0 quando clinicamente non ci sono metastasi, in alcuni tipi di tumore faringe il cavo orale, si parla di svuotamento precauzionale io preventivamente tolgo i linfonodi per impedire che si ammalino di cancro o per scoprire che sono già inizialmente. In... Il mascellare, no, non è così. Perché dà raramente metastasi linfonodali. Eppure, stranamente, siccome questi pazienti vanno incontro alla radioterapia postoperatoria, spesso i radioterapisti hanno ipotizzato di irradiare preventivamente anche il collo per evitare che si formino le metastasi eccetera 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 ecco vi salto questa roba qui dei lavori fatti per dimostrare che bisognava fare la, la, la radioterapia sul collo con casistiche ridicole 58 casi questo qui ne aveva 44, questo qui ne aveva 42, eppure pontificano. Americani che sono riusciti a pubblicare sulle riviste più importanti delle casistiche che non stanno né in cielo né in terra. No? Mentre i giapponesi e i coreani, che hanno grosse casistiche, eh, hanno sempre detto che il collo non andava trattato. Allora, cosa ho deciso? Ho deciso che dovevo dimostrare come andavano le cose. Avendo noi una grossa casistica, 704 pazienti con tumori maligni dei seni paranasali. Abbiamo pubblicato questo lavoro sugli archives su of Otolaryngology and Next Surgery, quindi una rivista americana del 2008, che ce l'ha presa. Anche qui abbiamo dimostrato che eh, il tumore primitivo va, va meglio, il tumore ricorrente va peggio. Eh, vi salto alla parte più dettagliata dei tipi di tumore, le ca le ca la, la caratteristica, arriviamo al sodo e concludo: le metastasi linfonodali nei tumori dell'etmoide sono rare, rarissime. Inizialmente l'1,6% e successivamente solo il 4,3%, solo il carcinoma indifferenziato, ma quello è un tipo di tumore diverso col 46%. Quindi il tumore dell'edmoide che non ha metastasi linfonodali, non, il collo non va trattato. Ma le discussioni più accese sono sul carcinoma spinocellulare o squamoso del mascellare, perché lì appunto alcuni dicono che va trattato il collo, ma eccoli i risultati: eccoli qua. Noi su tutti i casi le metastasi iniziali erano in totale 16, cioè il 10,4%. Percentuale bassa, l'orofaringe ha il 60% di metastasi linfonodali quando si presenta, per darvi un'idea. Le successive 20%, cioè il 13%, globalmente il 23%, che è un tumore che potrebbe sembrare ma sì, un numero abbastanza alto, no, in realtà è un, un numero abbastanza basso. Ma qual è? Esaminiamolo nel dettaglio: qual è il problema. Di queste metastasi successive, solo 5 erano senza una recidiva del tumore primitivo. E 15 avevano sì le metastasi, ma contemporaneamente era comparso una recidiva del tumore primitivo. In conclusione, le metastasi linfonodali del carcinoma adenoidecistico poi sono estremamente rare, ehm, invece, furono un po' rare nell'adenocarcinoma. Arriviamo rapidamente alle conclusioni: perché i pazienti con le metastasi linfonodali sono quelli che vanno peggio. Voi vedete negli N0 quelli senza metastasi, nel T2 72% quelli con metastasi. 30%. Insomma, quelli che hanno le metali... Quindi la presenza di metastasi linfonodale è un indice prognostico di maggiore aggressività del tumore. Conclusioni. La prognosi dei pazienti con tumori maligni dell'etmoide non troppo avanzati e con istologie non particolarmente aggressive, eh, indifferenziato o melanoma, trattati con chirurgia radicale più radioterapia è abbastanza buona. Gli stessi concetti valgono per il seno mascellare. La percentuale di metastasi dell'infonodale nei tumori dell'etmoide è molto bassa, quindi non si tratta il, co il collo. La percentuale di metastasi nel carcinoma mascomoso del seno mascellare è abbastanza bassa all'inizio, e le metastasi successive sono il 13%, ma la maggioranza di questi pazienti, cioè il 75%, avevano anche una contemporanea recidiva del tumore primitivo, perché purtroppo i tumori, anche se li tratti bene, talvolta ti fregano e recidivano lo stesso, purtroppo. E stranamente questo è un concetto che è strano, perché in tutte le altre sedi del, della testa e collo, man mano che aumenta lo, la dimensione del tumore, aumenta il numero di metastasi nel mascellare diverso, il T2 è da più metastasi del T3 T4 perché il T2 è un tumore che interessa o la fossa nasale o il palato duro e quindi della zona molto più linfofile che non il T3 T4, ma sono concetti un po' troppo sofisticati. I pazienti con metastasi linfonodali la presentazione devono ovviamente essere sottoposti a svuotamento. Uno svuotamento profilattico invece non è indicato nei casi N0, cioè i pazienti che non hanno metastasi linfonodali clinicamente rilevabili, i pazienti con metastasi linfonodali alla presentazione o successiva hanno una prognosi molto peggiore dei pazienti senza metastasi e la presenza o la comparsa di metastasi linfonodali è quindi indice della intrinseca maggiore malignità del tumore. I tumori non sono tutti uguali. Il rapporto ospite-tumore è quello che ti dice che questo andrà bene o questo andrà male, ma siamo ancora lontani dallo scoprire queste cose alcune le abbiamo scoperte ma altre eh, ci vorranno ancora dei decenni né la chirurgia né la radioterapia precauzionale possono modificare la prognosi quindi è inutile eh, accanirsi nei casi che hanno una prognosi peggiore grazie ringrazio dottor Gantù per l'eccellente presentazione quella che è stata la storia dei tumori del massiccio facciale. E adesso è con grande piacere che introduco il professor Ol Johansson del Karolinska Institute che da oltre vent'anni si occupa degli effetti dei campi elettromagnetici, quindi cellulari, wifi, tutto quello che corrisponde a questo tipo di radiazioni che sono prevalentemente di tipo termico, sulla salute basandosi esclusivamente su quelle che sono le evidenze scientifiche attuali, quindi evitando di fare allarmismi inutili, ma comunque eh, ponendo le basi a una maggiore attenzione, soprattutto per, eh, come abbiamo visto stamattina, per bambini e adolescenti che fanno ampio uso di queste tecnologie. So, so. Well, you definitely have the most beautiful language in the world. That sounded so very nice, that introduction. But unfortunately, I don't speak Italian. I'm sorry for that. Um, dear esteemed colleagues, dear organizers, dear Professor Frau, uh, some of you have had a week of training. Before it, you were already the best, uh, the specialists. But now you are even better. And the rest of you, you are, of course, in your own right, equally amazing. It's a fantastic honor and opportunity to be able to address you here today, uh, and especially in this beautiful setting of this fantastic island and city. You have a lot to offer the world, uh, and I wish you soon would come to the Karolinska Institute. To give lectures there as well, because we need to learn as exactly as you have done. In my presentation today, I will show scientific results, but I will also allow myself to engage ordinary common sense. Uh, that's very important for mankind to start using common sense. We have kind of dropped that quality. Uh, science is about knowledge but also about the moral ethical issues as well as politics uh, don't get that wrong uh, it is of course impossible to tw cover all the papers that are of relevance uh, nowadays we count more than twenty five thousand publications in peer review based scientific journals, and in addition to that, quite a number of other types of reports and reviews. Uh, so I can only share a few with you, so please excuse me for it. I represent the most classical academic research platform, the Karolinska Institute, who is very famous. For its nobel prize in physiology or medicine. Uh, unfortunately, nowadays, to a great degree, uh, the karolinska institute and other universities around the world, they are based on quests for the holy grail, such as profit, patents, fame, nobel prizes, and titles. Uh, Instead of working only as the mental fire brigade we are supposed to be. But it is worse than that. Nearly the entire society, including all levels, is in complete denial of a herd of elephants in the room, namely the issue of, and look at the slide now, adverse health effects of artificial electromagnetic fields. And the functional impairment, electrohypersensitivity. I will start with a general background. Already, um, when electricity was introduced, and in Sweden that was in the wardrobe 130 years ago, certain persons started to claim adverse health effects. There were anecdotal reports pointing to. That uh, this may have been some form of early electro hypersensitivity. Nikolai Tesla, the famous inventor and physicist. May have been one of the first official cases. And today, the most famous person with electrohypersensitivity in the world is Gro Harlem Brundtland, the former head of the World Health Organization and former prime minister of Norway, a medical doctor and scientist, and a very, very intelligent woman. But she is also electrohypersensitive all of these issues were further strengthened by the introduction of so-called amateur dx radio. it is impossible, of course, to skip to mention nancy wertheimer and ed lieper, who studied at the 1970s the association of power-frequent magnetic fields, which is a long name for household electricity and its association with childhood leukemia and at very low exposure levels levels which you sit in right now and which you have in your home workplace school play yard and so on they could show that there was an association and that led to that the world health organization and the international association for research on cancer cancer classified power frequent magnetic fields as carcinogenic in the year 2001 10 years later on in May the council of europe said ban mobile phones and wireless networks in schools for staff and for children and they pointed to that immediate action was required to protect children in sweden nothing has happened I hope something has happened in Italy, because the Council of Europe based their assumptions on very huge amount of scientific material. In May 31st, the same year, 2011, uh, again, the World Health Organization also cancer classified all forms of radiofrequent electromagnetic fields. Including all wireless gadgets you have, radio, television, uh, and so on, so on, so on. And they based it upon studies showing an association to brain tumors, gliomas. And it's interesting because in this category 2B, uh, you have some other cancer classified. Uh, exposures and in yellow down here, and I will see if I could point to it. Um, parents put children in an exposure situation which is similar to many dangerous substances such as DDT, lead, formaldehyde, petrol and diesel exhaust, welding smoke, and so on. No parent in the world would accept. Putting their children in a school where they would be exposed to, for instance, form aldehyde, lead, DDT, or welding smoke, but they actually put the children to exposure in the same category, but from something invisible radio frequent electromagnetic fields. When I ask parents in Sweden, even parents that are working within the telecom industry sector, no one says yes to such an exposure having seen these data. they actually get angry, not at me, but at their health authorities and the parliament and government who has not put into action what the council of europe demanded the very same year, just a few days before uh, the world health organization council classified. Radiofrequent fields. In Sweden, and I guess you are doing the same here, we protect children with reflective vests, special helmets when they visit some workplace, colorful overalls so they should be visible in traffic, and bicycle helmets and so on. But when it comes to radiation from wireless gadgets, they are completely naked. And that is a paradox. Okay, some quick words about the functional impairment electrohypersensitivity. In Sweden, electrohypersensitivity is fully recognized as a functional impairment. So it's not a disease, it's not for a medical doctor or dentist to treat. Quite the contrary. But its symptoms, they were also the same year, 2000, classified as an occupationally related symptom based diagnosis. And you can find it in the ICD, nowadays 11, I think the number is, it was 10 at the time. And this was decided by the Nordic Council of Ministers. So, as a physician, you can give a person sick leave based upon their symptoms but you cannot of course do anything about the functional disability to that you need uh, to go to the municipality level because every person with a functional impairment including electrohypersensitivity they are entitled to have an equal life in a society based on equality i don't think italy is an equal society I think you earn a lot more money, for instance, than the persons that clean this room. But we will get there eventually if we want to. Uh, so there is a road to equality. And for impairments, the way to achieve that is a principle to achieve complete accessibility. We build, for instance, wheelchair ramps, kneeling buses, automatic sliding doors, faced off sidewalks for people in wheelchairs. Numerically, the big winners are everyone because we use it. If you have a bicycle, a shopping cart, uh, one of these roller boards or whatever, people use these faced off sidewalks and wheelchair ramps. And that's something the United Nations have found out that when a society becomes fully accessible, uh, then everyone is a winner. So, in essence, persons with a functional impairment, electrohypersensitivity, shall just enjoy their human rights. Nothing less, nothing more. Or do you not agree? We live in democracies, so we can disagree. But just yes, think for a moment, this very morning when you woke up, maybe your loved ones, your husband or wife, or your children or your dog or cat, had become electrohypersensitive. What do you then want from your country? And I wrote many years ago this sentence, which is a paraphrase, of course, of John F. Kennedy's words. And I said, do not ask what you can do for your country, ask instead what your country can do for you. When I wrote it, I made a terrible mistake. Can you perhaps see it? I wrote, ask instead what your country can do for you. But the handicap rules and regulations, the United Nations Convention says, must do. It's not a matter of discussion. We must do it. We must give people an equal life in a society based on equality with complete accessibility, also if they are electrohypersensitive. Well, what can we learn from science? You are experts in a specific area. So I will start there with tumors. And you can see here that. Scientists have found a weak connection between mobile phone radiation exposure and salivary gland tumors, as well as hearing nerve tumors, acoustic neuromas. The association is not very strong, and you do not see a concomitant increase in incidence in the Scandinavian population, at least i don't know for the italian population, you may have other figures here, but in scandinavia we don't see that. so the question is, of course, if there could be underlying confounders, uh, bias, and so on. and we need to follow these developments for the future. so it doesn't seem to be a big issue. also, when you look on the introduction of cellular telephones, and other types of wireless gadgets, you don't see a an strong and rapid increase incidence in the population for salivary gland and acoustic neuroma tumors. But since some of these tumors have a very long induction and latency time, it is worthwhile to keep an eye open for such changes in the population. At the same time, don't get me wrong, I am scared, sleepless, by the data coming from the National Toxicology Program last year, 2016, where they showed unequivocally, after 16 years of studies spending more than 25 million US dollars, that rats get an increased risk for gliomas in the brain and schwannomas in the heart. The increase wasn't so big, it was in the order of 3%. But just imagine 3% of the human consumer population, that is in the order of 150 million extra cancer cases worldwide. Also, keep in mind that rats are supposed to withstand radiation much, much better than human beings. So maybe the 3% in the future will be 30% or 100% and we don't know that so of course the whole exposure situation does play with our common future very early i was able to study cutaneous samples you see here skin biopsies with the epidermis up here followed by the dermis and we could show that people with electrohypersensitivity compared to normal healthy volunteers had a strong increase in number of cutaneous mast cells it was a very strong increase and they looked bigger and they also were situated more superficially and you know this is a classical image of a radiation damage from for instance plutonium uranium x-ray strong ultraviolet light or radar beams but these people were not subjected to any plutonium or x-ray they were just persons with claimed electrohypersensitivity and when we looked in skin they had this very clear radiation damage and oddly enough the symptoms a person with electrohypersensitivity reports and of course a single person doesn't have all the symptoms at the same time, but this is a list done by a Swedish journalist. And all these symptoms can be explained by an increase in mast cells and an increased release of one single molecule, namely histamine. So this became very early an important line of research for us. Later on, if you look on C and D only, we subjected students, normal healthy students, medical students, uh, to exposure from ordinary household television sets and ordinary household computer screens, a viewing distance of about 40 centimeters, the distance I have to the computer here. And we exposed the back so they couldn't self manipulate the reactions. And it turned out that they didn't get any subjective or objective changes they didn't feel anything but when we looked in skin biopsies and this is before exposing the back skin this is after 2 hours again you don't need to be a scientist to realize that there is an increase quite a strong increase in number of mast cells found in the skin of normal healthy volunteers just after two hours being exposed to a television or computer screen. Other scientists, like Peter French in Australia, probably Australia's most famous cell biologist, he allowed mast cells to be exposed in cell culture to um, mobile phone radiation. And to make a long story short, these cells didn't like it they reacted as if they would have been subjected to some allergen uh, like rubber or pollen or nickel but they weren't they were just talking in a mobile phone a gsm a 2g mobile phone at that time and if you lack replications this is the replication of previous studies so again, it adds pieces to a jigsaw puzzle, which points to that if you are a cell in a plastic vial in australia, you shouldn't buy, own, and use a mobile phone. and definitely not if you have an atopic sema in japan. this is a colleague, hajime kimoto, who has done a series of very interesting studies. And here, he, uh, he just allowed atopic eczemas to be exposed, and he followed the change uh, after exposure. And he can see that these atopic eczemas grew worse, and in the peripheral blood, he could see an increase of markers for such eczemas, like substance P and vasoactive intestinal polypeptide. So the question earlier arose. Do we actually know what we are doing when we are exposing ourselves to this kind of radiation? Is it good for everyone? Is it neutral? It doesn't do anything to anyone? Or can it maybe even harm certain persons, animals, plants, and others? Very quickly, I will run through a few slides. People have done uh, highly interesting studies. Here they have. Allowed sperm cells to be exposed uh, to mobile phone radiation. And then they saw a decrease in sperm count, decrease in motility, decrease in viability, and an alteration of the normal morphology. And I know for Italy for sure, because I listened some years ago to your health minister, and I know for sure for many other European countries, when you look upon the sperm quality the last years, it's not like this. It's not like that, but it is like this. It's going rapidly down. So, if I was in charge of the World Health Organization, I wouldn't sleep too well. I would be concerned having seen results like this. And again, there are a number of replications of these studies. Other scientists have shown uh, that exposure of mice. To very low radiation uh, from distant antenna parks, yielded in the fifth generation a near complete infertility. If the same goes for human beings, it may be that your grand 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 grandchildren, in about 150, 200 years' time, they want to call back to you and say, hey, could you please stop exposing egg cells and sperm cells to this? Because we will have a transgenerational effect revealing itself in the future, and then it's very too late to call back. So, of course, scientists all over the world are concerned when they read studies like this. Other scientists have shown that babies, fetuses, uh, in the womb, as well as newly borns, they get a stressed heart, shallow heartbeats, and a more rapid heartbeat. When I ask mothers and fathers in Sweden if they want to have newly borns with a stressed heart, no one says yes to that. But that is, according to these scientists, exactly what you get when you expose children to mobile phone radiation. The foremost expert in the world is Henry Lai at the University of Washington in Seattle, and he showed very early that rats that were exposed to 2.45 gigahertz, the Bluetooth signal, uh, only for 45 minutes, not 45 years, but 45 minutes, and at the level 0.6 watts per kilogram, and you should be able, according to the World Health Organization, to withstand two watts per kilogram. But they got a retarded learning behavior in the form of a decrease in concentration capacity and a decrease in short term memory. I guess in Italy, as in Sweden, you don't care very much about rats. They are usually a problem to people. But what about boys? One has done the same study with boys, and when they were supposed to solve a linguistic test in a double blind exposure experiment, they did less well when they were exposed to mobile phones. Is that the reason why nowadays, for instance, many countries in Asia are trying very toughly to reduce exposure of children and teenagers because they know that these people they should grow up and compete with the rest of the world and then they don't want to have persons that are zombicized by radiation. They want to have the sharpest brains possible. Something we may within the European Union also take a look at. German physicians very early did studies in Spain where they exposed children to one minute of mobile phone exposure, yielding more than one hour of changes in the electrical activity of their brain, the EEG. It has been replicated in other models as well. Uh, it's definitely so that uh, the brain has. Changes in its behavior when exposed to radiation. Nothing new to you. You know this. You are radiologists and stuff like that. So you know the impact of various forms of ionizing radiation. But here we are so called non ionizing radiation. And the question is is it as harmful? One of the most famous replication studies is, of course, the reflex study, who showed that one. Exposure during 24 hours to mobile phone radiation, 1.3 watts per kilogram, you should be able to withstand 2 watts per kilogram in Italy. So it's completely within any safety limits. Then they got a uh, destruction of the DNA molecule here shown in the so called comet assay, comparable to what you would find with a radiation dose. Similar to 1,600 chest x rays. There are no patients who have received that. But you, you get it every 24 hours. And the question is what does that mean? Is that the basis for the changes in sperm quality, infertility, immune system reaction, leakage of blood brain barrier, and so on? Well, it needs to be investigated or we need to react and act. and other scientists, they are going down, 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 below this 2 watts per kilogram, and they see decrease in eating and drinking, calcium efflux changes, uh, they see various uh, changes in uh, blood-brain barrier leakage, and this study uh, has proven changes in cell cycle and cell proliferation 100,000 times below the italian safety limit. and, sorry, wrong bottom there. and uh, therefore, many years ago, i pointed to that if we are looking for uh, legal, hygienic, safety value, we need to look for a real such, not these recommendations. In Italy, you should be able to withstand 9 million microwatts per square meter. In the United States, even 10 million microwatts per square meter. And various scientists and groups have pointed to a reduction, but there is only one legally bound hygienic safety value ever proposed, and this is this one. Because this is the natural background in which most of you were born. And have lived most of your life. And by definition, this is, of course, a safe level, or hopefully a safe level. And if you divide these two numbers with each other, then you see that the allowed exposure of yourself, of your children, of your plants, of your dogs and cats and goldfishes. Is in the order of a quintillion times 10 up to the power of 18. So when the industry and authorities say, well, it's a very low exposure, <laughs> no, not compared to natural background. It's an exposure that can only be understood in astronomical or biblical terms. It's colossal. And the question is our cells and molecules, are they built to withstand? such a dramatic increase in exposure. Just imagine for instance if the air pressure outside here would increase ten up to the power of 18 then we would be pretty flat I would say. Also plants have been studied and they also react. Here are tomato plants that were subjected to base station radiation levels and um, then they reacted with a damage sequence uh, involving the molecule calmodulin. And the French scientists, headed by Alain Viong, uh, when they were interviewed in radio and television, they said that when they looked at the cells and the um, uh, plant pieces here, it was as if, they, as if they had crushed them with a hammer. It was a very gross reaction to the mobile phone exposure. And this was a 900 megahertz base station radiation level. And finally, in science, this year, Tahirian co-workers exposed bacteria to mobile phone radiation. Nothing really happened apart from that they became antibiotic resistant. Some weeks ago, the G20 countries had a meeting in Europe only devoted to the fact that more than 25,000 Europeans already are put to final rest prematurely due to antibiotic resistance. It's a huge question. You know it. Many of you are surgeons, so you know it. So, if I was the Prime Minister of Italy, or the king of Sweden, or the head of the World Health Organization, I would not sleep well when I see this kind of scientific results. But what are we doing about it, and what are others up to? You know, Swedes like me, we are very boring. We just keep on repeating ourselves. We tell the same jokes over and over again, the same stories. and already in 1983, i coined this expression that many others have used, that this is the largest full-scale experiment ever. what happens when we, 24 hours around the clock, wherever we are, allow ourselves and our children to be used as guinea pigs, whole body irradiated for the rest of our lives? and um, not very many has responded to this question. And I have repeated myself year after year after year after year, as you see here 2005, 6, 7, 8, and so on, 14, 15, 16, 17. And I still lack a good answer, uh, or at least a good answer from the people in real charge here, like governments and parliaments. Others have actually answered. And again, I have to say that you are amazing because. Uh, Outside of Naples, you have a small town and municipality called Benevento. And already more than 10 years ago, they said to 30 scientists, including myself, that you have to come here, you have to discuss these questions, because these are fundamental and vital to our society. We are talking about potential enormous risks. In the near and far future, and we need to know, especially from a legal point of view. And at that meeting, I said that we should write a resolution and publish it for the first time in a scientific journal. And so we did. And I will not read all of it. If anyone is interested, I can send it over the internet. Uh, but we said that we have to apply in all countries the precautionary principle. We have to inform the population of the potential risks. We have to limit cell phone and cordless phone use by young children and teenagers. And especially this first point, the precautionary principle, uh, was very much discussed. And we felt it was very, very important. And we urged parliaments, governments, health authorities to adopt such an um, Precautionary principle. And just a few days ago, I was in Madrid and they um, published a new such resolution, the Madrid Declaration, again urging society to react and act. But very little happens actually. But there are other precautionary principles. What about the really powerful players? What are they doing? Well, actually, more than 15 years ago, they completely abandoned ship. And now we include the World Health Organization, the Radiation Protection Authorities, the telecom operators hardly surprising the telecom manufacturers who are selling safe gadgets to you and your children. They do not, in any form, take any form of legal liability for any health effects. Which is odd, and all the world's insurance and reassurance companies, they have completely abandoned these areas. They do not take any form of responsibility for this. And uh, this is more telling than any test tube experiment I could dream up. Uh, this tells you what's going on in society, actually, and it tells you that you are pretty alone on the ship. Together with your elected officials, parliament, government, and health authorities. And therefore, just as a small spin off, American lawyers, they no longer are chasing the telecom operators or manufacturers. They are instead chasing the American society because there's so few left on the ship to chase. And maybe here in Sardinia today, the only correct answer to my repetitive question is no more full scale experimentation until they climb on board again to cover any form of future legal liability claims. Summary Do not believe that mobile phones, iPads, Wi Fi and so are safe. They are not. And don't trust me, uh, just trust your instinct. Americans always have this fantastic saying when in doubt, always follow the money. The big players, all of them know it. These gadgets interfere with normal brain function, learning and memory, fertility, cancer risks, and have been shown to shatter DNA in cells. All of this can be found in peer reviewed scientific journals. But until now has not been in the public domain. I have met many Italian scientists over the years. I have been very impressed by their work in this specific area. Um, some scientists, and I do it sometimes too, say that we need to study it more. Uh, obviously, the big players don't think so. And nowadays I say, no, we don't need more science, we need action. And reaction. And I hope, as I said in the interviews outside here, that uh, Sweden and its telecom industry will build tomorrow's green, human, and environmental friendly technology, because then Sweden will be richer than Japan ever was. Thank you so much for listening to me. Thank you. Se prima del coffee break c'è qualcuno che vuole fare delle domande al professor Johnson. There is a question for you. Avvicinati a fare la domanda. Così, così la traducono. Tu gliela fai in inglese perché lui la traduce per il pubblico. Tu fagliela in inglese? Sì, perché così loro la traducono. Vieni qua e falla in inglese. I want to know whether in Sweden the, the, the level is lower than in Italy? No. Okay. No. It's the same. Uh, it's the same. And that's very odd because the information is there. Uh, scientists like myself and physicians and so on have written to all the levels in society and they have chosen to do nothing. Okay. So yeah. you are the same? Yeah. And I wanted to know, is your house protected from, from your, your own, own house? Is it protected? <laughs> yeah. I mean, how do you live to protect yourself since you know yeah. these things? Uh, that's a very, very good question. <laughs> and if I had had the money, maybe I could have done it. But as you see, I'm a very old man. If I would die here now, it wouldn't matter. You but have, the impact on children, yeah, but we don't have any children, you see. If we have had that, then I would have done it very, very differently. Uh, and I'm, of course, concerned about children and teenagers, especially with the data we see here. And unfortunately, for each day, more and more and more studies are coming. It's rather overwhelming. And I'm just curious why society doesn't react. And as you probably know, uh, the European Union some years ago wrote an extremely important and famous report. Uh, where they pointed to and they studied 14 major uh, environmental disasters and uh, not very flattering to my own core uh, but they showed that scientists they were the last to arrive at conclusions <laughs> the general population had understood decades <laughs> ago and they wrote the very famous report called late lessons from early warnings and I hope this is not one yet such early warning which we don't react to. And of course, also from a shielding point of view, if you want to shield your house and so on, it's possible, but it's very expensive. And I don't want to live in a society where you need to shield yourself from it. I want to live in a society where I walk into a, um, a shop or a restaurant knowing I'm safe and you know we are not there are so many things i saw yesterday afternoon in your shops that you should get rid of and we are not talking about these gadgets now you know so and the last question do you have a cell phone uh, oh i love your questions i have never ever owned a cell phone it has nothing to do with this uh, from the very beginning when cell phones were introduced in sweden they were very big, you had to carry them, you know, and they were very expensive, and only very important people used them, really, like physicians, for instance. Uh, and I am not strong, as you can see. I don't have money, I'm not rich, and I'm completely then as now unimportant. Uh, so I don't need that. But we couldn't have you at dinner for Exactly, <laughs> exactly. Uh, so there are some practical consequences. You are so right. And people in Sweden knows that I don't have one. So for a dinner for instance, they would then try to announce it weeks before as we did 30 40 years ago. Nothing peculiar about that, you know. And I'm very sorry I missed the dinner of course, <laughs> but that's a consequence and I am at the same time exposed when we stand here we are exposed at levels that can only be understood in astronomical terms from routers, base stations or the mobile phones and so on present indoors so the exposure is colossal even if you don't own a mobile phone right. a last uh, comment and question about this in uh, most uh, of the you have shown a lot of decalogues, 12 uh, advice, and so on. And this is for many things inside. What we miss in this decal are 10 reasons parallel why to follow them. And the general population many times sees the decalogues but does not see why they have to follow them. So I think that probably we have to change the way to talk to the people and give in parallel why you have to sport, why you have to avoid the cell phone by the side every time. Yeah. Maybe they will learn. What do you think about it? Uh, that's a very, very good suggestion. And, and when I give lectures, normally I have a much longer time to go into details like this. So I have such. Lists where you compare, but at the same time, I don't, um, I don't aim the lists at uh, citizens. It's mother and father who should do the job, governments and parliaments and health authorities. The ordinary population, they are not supposed to be experts in these issues. They should just know when they go and buy a mobile phone uh, that it is safe. And as you know, when you buy a mobile phone nowadays, the manufacturing industry of telecom techniques have solved their legal liability problem very elegantly because in the instruction it says that you need to keep the gadget at least one inch away from your body, not your head, but from your body. And that has an interesting consequence when you go to the um, uh, shop to buy a mobile phone in a glossy box you can never touch it because then you have violated the instructions from the manufacturers to always keep it one inch away from the body and therefore in united states the lawyers do not any longer aim for the industry they aim for the senate and congress and the uh, uh, money they are looking for is quite Horrific, I would say. so uh, And everyone is waiting for the first case to go through in the United States. In Italy, you have already I think it's two, or is it even three cases at the Supreme Court level that has been um, um, sentenced to be um, brain tumor uh, due to mobile phone exposure. But in Italy, as in Sweden, I guess you get like 5,000 euros and a pat on the shoulder as a cancer patient in united states they aim to start at 100 billion us dollars per case so that's a quite another ballpark <laughs> yes of course <laughs> yeah I, I stay in many days no. <laughs> so we have again it. about uh, the practical actions to try to construct the, uh, contrast this kind of diffusion because you know it's quite I go, we can see it's clear uh, we can try to avoid use or uh, the use of uh, mobile, f mobile phone to children and uh, uh, and young adults but apart <laughs> from that what you what is some practical uh, advice for uh, Governments to reduce this kind of emissions because I think it's quite impossible to say to destroy all the mobile phones, destroy all the computers. So, what is practically you suggest now as a practical action to try to uh, limit this this kind of, of emissions? With, with the data you have uh, uh, in the scientific literature, it, you cannot limit. You have to take away, and I don't. Uh, bother if the governments and parliaments don't do it it's their decision and their responsibility okay yeah okay. yeah okay, okay. <laughs> This uh, is a specific question that ring up from a TV channel, and they want to ask you if uh, the research you brought is global research, worldwide, is, uh, and how much your personal research is impacted this. Both, the both. Your yeah. research and the international yeah. research. My, my contribution to this is very, very small, of course. Most scientists are all over the world, every country, and so on, and it's growing very rapidly. Some days there could be like five or ten new publications that are relevant to these issues, and some days there could be even more. Uh, so uh, the knowledge is all over the world, and we have, of course, tried to do as good experiments as possible, but our contribution is very small, and therefore today I didn't show so much. Of our own research, but I pointed to other research groups in the world, including here in Italy. You are very, very good at this actually. Traducco ha portato prevalentemente frutto di ricerche internazionali, anche loro hanno contribuito con molti lavori a questo. Ma quello che ha potuto presentare oggi è comunque solo una piccola parte della ricerca a livello internazionale su questo. Argomento e eh, questo la dice lunga su quello che già conosciamo, sui rischi che ci sono, è sempre più difficile poi dimostrare gli effetti, ma questo è quello che sappiamo sui rischi. Okay, thank you very much. Uh, now, uh, se vuoi salire, ripetere la domanda, continuiamo con le domande perché è finita la Again, just some suggestion about some practical issue we can, uh, about we can, what we can do yeah. in practice yeah. because you, know, you have to yeah. take into account also the, yeah. also the, the real world. Yeah. So yeah. I think it's quite impossible to restore the mobile phone, to restore the computers, to restore yeah. the, 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 the TV. So what do you suggest for this kind of, uh, what kind of actions do you st start doing for this point? Um, to begin with, I wouldn't do as you do. Uh, it's like talking about gender equality and say, oh, it's impossible. we will never have that. Uh, we will have it. we will have a safe uh, society when it comes to radiation. but only if we say so. and um, government members, uh, parliament members, health authority members, they have a much higher salary than i have. It's up to them to start doing their job, I would say, you know. And uh, it's evident what they should do. And it doesn't become a drama. You have to remember that, for instance, Leonardo da Vinci didn't have one of these gadgets, and he's still unsurpassed in brilliance. William Shakespeare, Albert Einstein, and Selma of the Swedish Nobel laureate in literature. They were not even close to gadgets like that. So I'm not so impressed by the gadget as such. And of course, if people want to have these, it's their choice on an open market. But I hope, as happened with computer screens, uh, they became low radiation ones. It's impossible in Sweden to sell a computer screen uh, and say it's a high radiation type. It's just impossible, you know. And maybe we soon will see Swedish or Italian mobile phones that work in a completely other way, not exposing anyone to anything. And it's really up to society and industry to do it. As a medical scientist, I could only point to the questions. And I am like a mental fire brigade soldier. If no one wants to put the fire out, I cannot do it on my own. You have to help me. There is a, there is a last question that has arise from uh, this lady here in the front of the audience, and she uh, would like to know if. if there is an effect on the plants and uh, vegetables, and uh, uh, if it may harm. Um, there are quite a number of studies on plants, actually. I showed one of them, which is maybe the most famous, which was done on tomato plants. And when they were exposed to radiation levels from base stations and the antennas uh, and, and routers, they reacted with a damage sequence, which you can measure in cell culture, including the classical damage molecules that we also have, like halmodulin. And the scientists uh, that had done this study, when they were interviewed, they said uh, that the cells had reacted as if they would have crushed them with a hammer. Uh, other scientists, including ourselves, have done studies on, for instance, cress seeds. Uh, so there are a growing population of uh, important um, investigations. and also, furthermore, and i'm just taking on random some quickly, um, some quick examples. Uh, we started together with a belgian professor, ants. Uh, and ants, they react when they are exposed in a completely blind exposure situation. Uh, and they get stressed and they get confused and after some time they start to reorganizing their home and they move their babies if you say like that um, away from the source of radiation and puts the toilet on top of it instead it's hard to say that an ant is imagining a reaction like that it was easy to publish that study. Uh, people were very, very enthusiastic about it. And there are so very many like this. And finally, every evening when I am supposed to sleep, I sleep very badly actually, and, and, uh, but then I kneel down by my bed and ask God to make me and all the other scientists wrong. Thank you. Ecco, buongiorno a tutti, ovviamente un ringraziamento a Giorgio Ottore e a Giuseppe Frau per il gradito invito, è un piacere essere qua, eh, qui in Sardegna, qui a Cagliari, dove non vengo spessissimo, anche se sono un frequentatore abituale del nord della Sardegna in tutte le mie vacanze estive. Mi devo innanzitutto un po' scusare perché anche io farò una relazione che purtroppo è per la definizione anche per il tema che mi è stato affidato è, una, è, una, è qualcosa di molto tecnico e quindi forse non interesserà, la maggior, interesserà solo, potrebbe essere interessante solo per una minoranza della, della platea ecco, di questo mi scuso cercherò di essere il più sintetico possibile come anche, è stato anche il dottor Cantù che precedentemente appunto ha saltato in, uh, fatto so, ha mandato solo dei flash della parte tecnica per passare quello che può essere il messaggio che può interessare un po' a tutti di questo, su questo argomento e che è secondo me questo che comincio a che, vi, che intanto vi do come, come, come notizia iniziale, e cioè che sicuramente il miglioramento nelle tecniche ricostruttive in questo tipo di chirurgia, in tutta la chirurgia oncologica della testa e del collo, è stato probabilmente il uno o forse il progresso più significativo di questi ultimi vent'anni. Infatti, come abbiamo già visto anche appunto dalla precedente presentazione sui segni paranasali, demolizioni estese si sono sempre fatte. Quindi, noi abbiamo migliorato in questi, in questi 30 anni, non tanto sul, sull'entità sull di quello che si poteva togliere, ma facendo tesoro di quelle che sono le informazioni maggiori che abbiamo adesso su tutte queste neoplasie. Siamo migliorati molto e direi sostanzialmente perché ricordo i risultati che noi ottenevamo, io ho lavorato con il dottor Cantù e eh, l'Istituto Tumori di Milano anch'io per vent'anni anch prima di, andare, di, 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 di lasciare andare a Trento, mi ricordo gli esiti che lasciavamo in questi pazienti 20-30 anni fa, che erano esiti sicuramente eh, oggi non più accettabili dalla maggioranza della popolazione eh, diciamo, eh, che corrente Quindi e, e anche non corrispondenti alle aspettative dei nostri pazienti. Quindi noi abbiamo migliorato molto sulla conoscenza della malattia, abbiamo migliorato molto nel, nel, nel modo di aggiustare i danni che abbiamo fatto e questo appunto, è l'argomento che tratterò, abbiamo migliorato molto nel modo di anche resecare queste, queste malattie in maniera più conservativa e meno quindi facendo meno, sempre meno danni quindi quali sono ecco venendo all'argomento specifico quali sono diciamo i, i gli obiettivi, io mi, anche io mi scuso, ho fatto le, le diapositive in inglese perché avevamo degli ospiti stranieri, ma spero che riusciate a seguire bene lo stesso. Quali sono gli, gli obiettivi che noi abbiamo? Gli obiettivi sono quelli di restituire quelle che sono le normali funzioni, che, abbiamo, che, che sono funzioni molto importanti di questo distretto, cioè per, 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 per parlare, per poter deglutire per, e per poter e, e masticare i cibi e poi per un discorso anche sull'estetica. Noi abbiamo una serie, una, una scala diciamo, di possibilità di ricostruzione di queste lesioni, che vanno dalla chiusura, dalla guarigione spontanea, per il secondo rintenso vuol dire guarigione spontanea, alla chiusura diretta. A mettere dei graft ai lembi locali, ai lembi regionali e poi infine all'evoluzione principale che c'è stata, che è quella dei free flaps, cioè sono dei flaps che noi abbiamo dei lembi che, abbiamo, che noi possiamo prendere da altre parti del corpo e possiamo trasportare nella regione della testa e del collo rifacendoli, rianastomizzando la, la vascolarizzazione, quindi ricreando una vascolarizzazione a questi lembi e quindi pot che potessero sopravvivere. Ovviamente, quando parliamo di lembi, dobbiamo vedere anche l'aspetto negativo: che c'è una morbidità di dove noi andiamo a prelevare i lembi, e quindi di questo dobbiamo tenere conto. In più, anche un certo rischio che il lembo possano non andare bene se questa vascolarizzazione non, non attecchisce in maniera adeguata e il lembo si, si deve buttare, quindi si è fatto un intervento per nulla. Partendo dagli anni 80-90, eh, c'è stata la rivoluzione di questi free flap, di questi lembi liberi, che hanno diciamo, progressivamente rivoluzionato la tecnica ricostruttiva. Peraltro, se c'è un grosso vantaggio con questi lembi libidi che danno un ampio spettro di possibilità sulle i tipo, i, le sedi del prelievo, quindi ci sono tantissimi lembi, potendoli prendere da tutto il corpo a questo punto, non essendo limitati al prelievo intorno alla testa e al collo, abbiamo aumentato esponenzialmente le nostre capacità di ricostruzione. E quindi una grande offerta per migliorare i risultati. Al contrario, abbiamo chiaramente un drawback o delle, delle, delle problematiche conseguenti, che sono l'aumento dei tempi di sala operatoria, l'espertise necessaria per fare questo tipo di chirurgia e l'assistenza post-operatoria è diventata molto più impegnativa. Inoltre, come tutte le rivoluzioni, si è passati da, un, da una resistenza verso questo tipo di tecniche che comportava un'evoluzione anche degli, degli stessi operatori, dei, dei chirurghi che devono imprevedersi delle nuove tecnologie, si è passati, come spesso capita, all'estremo opposto in cui spesso si vedono, e questo è stato notato anche da, anche da autori importanti, Hayden per esempio è uno, è, uno, è uno dei pionieri di, questa, di questi vascolarizzati che ha cominciato a fare negli anni 70. Si è, si è notato che poi dopo, quando poi uno si imprediglice, viene prendere la mano e diventa come, gli piace come esercizio tecnico e vengono usati questi lempi anche per lesioni, per ricostruire delle, 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 dei difetti che assolutamente non richiederebbero, non richiederebbero questo tipo di tecnica. In più c'è anche, anche un, tornando a quello che dicevamo prima, sull'evoluzione anche del modo. Di resiecare questa malattia in maniera sempre più, sempre più conservativo, quando prima si facevano interventi esterni molto ampi, oggi in molti casi facciamo interventi conservativi endoscopici, passando a transorali, per esempio per l'uovofaginja e la bocca. Che comportano ovviamente dei danni molto inferiori, quindi una minore necessità di dover fare grandi ricostruzioni. E poi, sempre in questa ottica di tornare un attimino col buon senso nella via di mezzo che è sempre quella giusta, oggi c'è stato un ritorno a quelli che erano i lembi che usavamo una volta con l'introduzione di alcuni nuovi, una più che introduzione perché c'erano già una rivalutazione una rivisitazione di lembi che già usavano nel passato e che si è visto che potevano ottenere gli stessi risultati dei lembi liberi ma con un costo sicuramente inferiore. Chiaramente, questi sono i vantaggi dei, dei lembi regionali che poi erano quelli che si facevano una volta rispetto ai lembi liberi. Quindi, una minore morbidità, una, chiaramente una, tra l'altro, prendendo dei tessuti vicini al, 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 al volto. Un, questo vale più per l'acuto, ovviamente. Eh, C'è un color match, quindi una migliore compatibilità e cosmetica di questi tessuti rispetto a quelli che noi andiamo a ricostruire. Poi, sì, il tempo migliora e si riduce sì, con i costi che oggi, come oggi, sono un altro grosso problema in sanità. Quindi, ecco un, un ritorno un po' al passato per ritrovare diciamo, un, uno spazio giusto per utilizzare questo, questo tipo, le nuove tecnologie, questi lembi liberi, cioè l'obiettivo è quello che stiamo cercando di ottenere oggi, utilizzarli sì ma utilizzarli quando servono. Quindi io in questa breve presentazione cercherò di, stand, andando veloce nei punti più tecnici, di farvi vedere, darvi un'idea di quelli che sono i più comuni lembi che vengono utilizzati per questo tipo di ricostruzioni discuterò poi sempre brevemente darò un flash su quelle che sono le scelte perché il problema è che non abbiamo tanti, tanti, tanti strumenti è scegliere quello giusto per la, per la sede, per, per il, nel momento giusto quindi darò un'idea secondo le varie sottosedi che dobbiamo andare a ricostruire che cosa sostanzialmente si può fare e poi mi soffermerò un pochino su quello che è il problema più, import, più, di, più complicato in questo tipo di, di ricostruzione che è la, la ricostruzione dell'osso mandibolare che è funzionalmente molto importante e che, che è quello anche più complicato da... Questi sono, ce ne sono tanti ovviamente, sono quelli i più comunemente usati, i lembi liberi che noi abbiamo, questo è il, il lembo di avambraccio, il lembo co, di coscia, il, il retto addominale che però adesso è molto, col, dopo l'introduzione dell'anterolaterale di coscia è sempre andato calando drasticamente, poi anche addirittura poi si, può, si prelevava adesso molto meno il digiuno per ricostruire i visceri, in particolare la faringe. Questo è il, un brevissimo flash. Quello che è quello più comune, più vecchio e più conosciuto: che è questo lembo dell'avambraccio si preleva come vedete un pezzo di pelle dall'avambraccio e lo si porta con i, con i suoi vasi, l'arteria radiale e, 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 le vene, e le vene del braccio. E lo si porta a ricostruire il, in, in qualsiasi regione della cute o delle mucose della regione cervico-facciale. Ha chiaramente dei vantaggi. È sottile ha un peduncolo molto lungo. Questo è importante. E quindi, e quindi il. E poi, essendo così sottile, è molto pliabile e si adatta un pochettino a tutte le sedie, anche per le ricostruzioni complesse e tridimensionali, come a volte dobbiamo fare quasi sempre dobbiamo fare per quanto riguarda la l'oro faringe e il cavogare. Ha ah, chiaramente degli svantaggi che sono che è legato principalmente alla cicatrice che viene lasciata sull'avambraccio, anche se su questo abbiamo lavorato e se siamo, si è migliorato nel tempo. In più, teniamo conto che. Ovviamente noi prendiamo una delle due arterie che vanno alla mano e dobbiamo essere sicuri che l'altra si compensi a sufficienza, quindi sempre studiare questo aspetto per non, fare, per non avere esiti drammatici a livello del, del, della regione donatrice se, se l'arteria la, ulnare che l'altra arteria non compensa adeguatamente. Può essere usata un po' dappertutto, si presta in poi tutte le sedie, sia, sia il cavogale che l'orofaringe, faringe, che lipofaringe e anche la per del volto. Un altro lembo che è un po' rivoluzionato, che secondo, secondo me è l'altro lembo molto usato, è quello che viene preso, chiamato antero-laterale di coscia, un lembo che viene preso dalla superficie laterale della gamba, anche questo ha un lungo, lungo pedug, è molto grande, quindi queste, eh, si possono prendere fino a 25, anche 30 cm per, per, per 10-15, quindi una grande quantità di tessuto che può riparare anche grandi perdite di sostanza. La, 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 la coscia è larga, quindi può essere chiuso, il danno dell'aria di una è minimo, quindi può essere sudurato direttamente senza fare nessun ulteriore plastica, quindi con una mobilità minima. L'inconveniente rispetto all'embo di avambraccio è che spesso, in particolare nelle donne, può essere molto spesso. E questo può essere un problema, perché quando andiamo a lavorare in bocca a volte abbiamo problemi di volumi che dobbiamo rispettare, non possiamo mettere una bistecca in bocca perché non ci sta, o comunque se ci sta comprime e ci dà poi, dif poi difficoltà. È vero che il limbo può essere anche smagrito, ma questo comporta dei rischi maggiori. Tutti e due hanno le stesse indicazioni e, ripeto, vanno a, 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 a ricostruire praticamente buona parte di tutte le sedi che noi andremo poi dopo a esaminare. Abbiamo poi tutta la, la serie dei, 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 dei lembi regionali, cioè presi da, a, da zone attigue, di cui a, a, qui vado molto rapidamente, questo è quello storico, il muscolo pettorale, il, il lembo miocutaneo pettorale che adesso è, è molto voluminoso e adesso non viene, viene usato abbastanza raramente perché è soppiantato sostanzialmente dagli altri che hanno un esito sia estetico della zona di prelievo sia come risultato. E de, della ricostruzione migliore di questo quindi questo rimane è stato un cavallo di battaglia per decenni nel, nel nostro, nelle nostre, nei, nostri, nei nostri reparti ma adesso è decisamente diminuito i lembi questo è, il, è quello della fascia artery muscolo cutaneo quindi basati sul prelievo del muscolo e, e, e della mucosa del cavorale, sono tornati in audio possono essere utili per lesioni piccole possono essere presi sia con un peduncolo verso l'alto che, 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 che verso il basso, quindi i due, 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 est, due, due estremi del flusso dell'arteria vanno bene in tutti i due e due i sensi, e hanno chiaramente il vantaggio di avere una minima morbidità locale, hanno lo svantaggio che devono essere non sono molto grandi e poi che purtroppo richiedono una doppia procedura perché il, il peduncolo spesso deve essere ressecato perché... Va, si mette di traverso in bocca e se uno ha i denti è un problema, vanno bloccati i denti, quindi questo è un qualcosa che ne limita l'uso, anche se ci sono delle tecniche che possono permettere, adesso le hanno introdotte, per farlo in un tempo solo. Quindi per piccoli difetti, sia basato superiormente che inferiormente. L'altro lembo che è rientrato, anche se è un lembo tutto vecchio, ma che è rientrato è quello sovraclaveare, che questo nasce appunto dalla, da un'anatomia una, una chirurgica su cui non, non dettagliamo, ma anche questo poi viene preso dalla spalla, è un lembo sottile, un lembo che può essere grosso e che può andare a ricostruire, vedete questo è, è un, un esempio della dimensione, e che può andare a ricostruire buona parte delle, delle, delle zone de, della bocca o della faringe. L'ultimo che su cui voglio, voglio ricordare è questo lembo sottomentoniero, che questo è un lembo già introdotto nel, nel, addirittura nel 1992, era un lembo vecchio, ma che è stato rivisitato da autori recenti e che ha, ha il vantaggio di, di, poter essere molto, di essere molto flessibile, poter ricostruire tante parti della buca poter essere preso anche con l'osso, un, un pezzo di mandibola per, eh, per poter ricostruire anche parti dell'osso, in particolare il macellare anteriore come, visto, come con le sezioni che abbiamo visto poi stamattina. Qui vediamo alcuni esempi, perché vediamo questo per ricostruire una zona, questa non è il orale, ma vedete come può arrivare lontano per ricostruire davanti all'orecchio la cute della parotide, qui come può riparare un difetto, un buco a tutto spessore tra, per una radionecrosi, tra del, della regione del, del mascellare, tra appunto la, il palato e la cute. È stato, questo è arrivato bene fino a quel livello. Un altro muscolo usato storicamente nel passato è il l'embo di muscolo temporale che principalmente quindi prende questo muscolo che sta sulla testa e che può, viene girato in bocca che può andare a ricostruire, come vedete in questo, tipicamente, il, il palato quando la restrizione non è troppo estesa. Il vantaggio e inconveniente, a seconda di dove lo si mette, è che c'è una retrazione importante, un indurimento importante, per cui per esempio se noi andiamo a metterlo per ricostruire la guancia, blocchiamo la guancia e il paziente non apre più la bocca, mentre invece sul palato, dove il fatto che si indurisca è un vantaggio, è, è un vantaggio è un'ottima soluzione. Vedete come poi nel tempo non si riconosce quasi più dove è stato messo. Se andiamo a vedere sede per sede, per piccole lesioni della lingua, laterale o anteriore, teniamo conto che l'anteriore è un po' più delicata perché bisogna lasciare la lingua che si muova, perché è più importante per, sia per il deglutire che per parlare, si può lasciare, se sono superficiali, anche guarire per seconda intenzione, questo viene fatto molto in tutte le restrizioni transorali che vengono fatte con laser o con la chirurgia robotica, Oppure ci cioè, può mettere uno skin graft, un, 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 un lembo di pelle che viene, io lo uso poco a dire la verità. Quello che ci vorrebbe evitare, però, è fondamentalmente come, come questa dimostra questa, questa diapositiva: vedete, come se noi andiamo a chiudere la lingua suturandola su se stessa e la stortiamo chiariamo una distorsione che questo crea invece un deficit funzionale significativo. Quindi stiamo attenti a non distorcere, piuttosto che non lasciamo guarire spontaneamente, che pur anche in presenza di una certa retrazione comunque lasciano sostanzialmente la forma di quello che rimane intatto. Quando invece ci troviamo di fronte a lesioni profonde, come vedete in questo caso, infiltranti della, del, sempre del corpo della lingua, qui è indispensabile apportare fare una, una ricostruzione importante, e lì, qui che entrano in ballo principalmente i lembi liberi o, che abbiamo visto prima, o anche il lembo sovragraveare per esempio, o anche il lembo submentale se non è troppo grosso. Quindi abbiamo due chance, qua, come sceglieremo? Sceglieremo in base alla dimensione della, ovviamente della lesione, sceglieremo in base anche alle condizioni del paziente. È chiaro che un in per un paziente in cattive condizioni sceglieremo probabilmente il lembo eh, regionale, Invece per un paziente migliore cercheremo di ottenere il massimo con un lembo rivascolarizzato questo è un esempio di lembo rivascolarizzato per un margine della lingua, scusate è un po', è un po sviadita la, la diapositiva ma vedete che è stata reseccata più di metà della lingua e vedete come tutto sommato eh, anche morfologicamente il risultato sia buono. Siamo in grado di portare via anche tutta la lingua, sembrerebbe strano, ma in realtà questi pazienti, specialmente se sono in buone condizioni, diversi sono malati, se sono già in cattive condizioni in cui questo è più difficile perché ci vuole certamente una certa rieducazione, ma siamo, si sia in grado di togliere tutta la lingua sostituendola con un lembo, perché vedete fra questi, quindi sono in genere lembi ricvascolarizzati perché ci servono lembi molto voluminosi, quindi è importante ridare volume alla lingua perché possa poi opporsi al palato e facilitare i movimenti di propulsione del cibo eh, e anche per l'articolazione della parola. Qui vedete un esempio, vedete come si crea una specie di cuscino che va a, a sostituire la lingua, questo cuscino anche se non si muove con i movimenti della faringe riesce andando a appoggiare sul palato a dare una sufficiente possibilità al paziente di deglutire a, direi a quasi tutto, ovviamente la roba semifliquida, e anche una, discre una discreta possibilità di articolare la parola che che lo rende sicuramente... In grado di comunicare, se può ovviamente un pochino in maniera, men maniera meno male. Da qui vedete che è importante per esempio, alzare il più possibile il lembo: questo è un po' da, un dettaglio tecnico, mettendolo addirittura sopra la mandibola. Se ci sono i denti, a volte conviene togliere i denti, perché tanto questo paziente i denti li utilizzerà abbastanza poco, perché non potendo muovere niente, avrà, po avrà poche possibilità di masticare. Mentre è importante che il lembo sia posizionato il più in alto possibile per dare questa propulsione. Per il pavimento della bocca, piccole lesioni, abbiamo detto che la, la parte anteriore della cioè lingua, la, 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 quella del cavo orale anteriormente all'apice della lingua, lì è importante dare il massimo della mobilità alla lingua che rimane, quindi piccole lesioni anche lì vengono, anche vengono lasciate guarire spontaneamente senza, niente, senza cucire niente perché altrimenti si peggiora solamente la funzionalità. Per lesioni estese... Dobbiamo ricorrere qui a lembi sottili, qui per esempio l'embo di avambraccio che è molto sottile e, e, e sicuramente molto è la prima scelta, oppure si può ricorrere anche al, al limite all'embo strumentale che può essere riportato in, in, in bocca. Per i, i difetti del palato qui è un, è un campo diverso e anche un pochino particolare. Il, il muscolo temporale per lesioni che, che si sono sotto la, me, la, me, la, la metà del palato possono, eh, poi, poi si possono richiudere con, con lembi diciamo regionali, tipo il lembo diciamo, eh, di muscolo temporale, o possono essere lasciati anche aperti, non dimentichiamo che ci possono mettere anche degli apparecchi eh, dentari, gli otturatori che servono a chiudere il buco. Se invece sono più grossi ed in particolare sono davanti è obbligatorio, se vogliamo, in se vogliamo poi rimettere i denti, è obbligatorio riportare dell'osso e quindi qua utilizzeremo i lembi che poi vedremo dopo, che sono i lembi liberi rivascolarizzati con l'osso per ricostruire la gengiva superiore per mettere anche il posizionamento poi dopo dei denti. Se dobbiamo scegliere fra un otturatore e invece di, a portare del tessuto sono vantaggi e svantaggi Chiaramente l'autocontrollo rende la procedura molto più semplice, che non devo fare nessuna ricostruzione. Inoltre, a volte è anche utile oncologicamente perché lasciando il buco aperto mi permette di controllare che la malattia non si riformi, quindi, è in caso di intervenire quando è molto piccola, quindi ci può ancora fare qualcosa facilmente. Al contrario, è chiaro che il paziente non è molto gradito dal paziente che ha sempre questo buco aperto. Ci può essere una, non si riesce a sigillare spesso in maniera com completa la comunicazione fra il naso e la bocca, quindi, questo è molto fastidioso perché ha il, il rigore il flusso nel naso dei particolari dei liquidi e a volte la stabilizzazione può non essere facilmente ottenibile, specialmente se sono lesioni abbastanza, abbastanza larghe. Ovviamente buona parte delle, 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 degli aspetti negativi sono, sono, sono compensati. Dal, se noi portiamo del tessuto un lembo che può essere locale, quello che quello vogliamo, ma eh, ovviamente questo comporta un allungamento e anche dei tempi, dei tempi chirurgici e anche una, un problema di possibili complicazioni che aumentano. Se veniamo più specificamente all'argomento all che volevo trattare un pochino più in dettaglio, che è la ricostruzione della mandibola, ovviamente lo, lo scopo di questa, di, di questa, della ricostruzione della mandibola è innanzitutto più permettere la chiusura della ferita, ma, ma principalmente mantenere le funzioni della mandibola che riguardano principalmente il, la possibilità di masticare, la possibilità di quindi di avere l'occlusione dentale e la possibilità di poter, potersi alimentare in maniera adeguata. Inoltre ovviamente c'è anche un fatto estetico, perché senza la mandibola c'è un, una deformità del volto evidente, quindi questo, su questo va ovviamente anche bisogna tener conto, specialmente oggi che abbiamo detto su queste cose siamo molto più sensibili. Abbiamo vari tipi di resezione della mandibola, può essere semplicemente uno scalinetto superiore e poi può essere la mandibola reseccata a tutto spessore, ma in diverse posizioni, e cambia molto se noi risechiamo dietro, se risechiamo di fianco, se risechiamo davanti. Ci sono delle differenze molto importanti. Abbiamo anche qui varie possibilità, possiamo chiudere direttamente strutturando senza far niente, che ormai non si fa praticamente più: si possono portare dei lembi o peduncolati o liberi. O si, può una, si possono mettere delle barre, in, delle barre in titanio che servono a ridare la forma e anche permettere la, la masticazione, anche dal lato sano. Questo è molto importante. Si può mettere dell'osso dell che può essere un osso senza, non vascolarizzato, quindi cosiddetto libero, un osso rivascolarizzato che, che è il top, è la, 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 la migliore ricostruzione possibile. Se noi mettiamo solo dei tessuti molli, ovviamente otteniamo comunque un buon risultato estetico. Quello che non riusciamo a ottenere è chiaro: la mancanza di un emimandibola comporta la deviazione della, 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 della mandibola che rimane verso, per, per retrazione cicatriziale verso il lato che operiamo. E quindi, non solo non abbiamo il discorso di masticare dalla parte che non abbiamo tolta perché non c'è più niente, ma ci viene impedita anche la masticazione dall'altro lato perché le due arcate si, si, si disassano e quindi uno non mastica neanche dall'altra parte. E quindi, bisogna stare. Attenti a questo ovviamente eh, sapere prevedere che questo, eventualmente avvertire il paziente che questo avverrà. Quando è in, può essere indicata, chiaramente nei pazienti più anziani, dove non è che ci sia molto da masticare spesso, pazienti che non hanno più denti, perché se tu inutili che cerchiamo di ristabilire una masticazione quando non ci sono i denti o, o, e non pensiamo di, 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 di metterli, è utile che stiamo a lavorare su quello oppure chiaramente i pazienti che hanno un grosso trisma, quindi hanno già un'invasione anche dei tessuti, dei tessuti molli intorno, o i in pazienti che hanno un alto rischio operatorio dove dobbiamo limitarci al minimo necessario. Per quanto riguarda il, il discorso di... Se passiamo al livello successivo mettiamo, possiamo mettere delle placche. C'è sicuramente un vantaggio, chiaramente, il vantaggio la procedura è, chiaramente, è molto semplice, evitiamo la deviazione, la, la deviazione della mandibola e chiaramente la, la, anche la mobilità dell'intervento la, ridu, la riduciamo. C'è però uno svantaggio alla fine del presente, la, la placca può eventualmente rompersi ma principalmente c'è possibile, capita può capitare facilmente in certe condizioni, è possibile che la placca possa usurare i tessuti intorno perché non è integrata dentro, dentro i tessuti intorno, non viene inglobata, rimane un corpo estraneo e quindi questa può uscire e può e es essere espulsa e es essere emergere dai tessuti. Da, e usurare i tessuti ed, essere, ed emergere fuori, quindi deve essere poi rimossa per quel motivo. Ovviamente non possiamo mettere i denti e non solo, ma col tempo le viti possono anche cedere per la forza e possono anche sganciarsi le viti. Questi sono i possibili, le, i possibili inconvenienti che, che, che noi abbiamo incontro se mettiamo una placca. Dove non è essenziale portare veloce possiamo usare una placca? Nei, nei, nei difetti laterali e vediamoci un po' degli studi che dimostrano che hanno fatto il confronto e non, non ci sono poi grossissime differenze nei pazienti che non hanno denti abbiamo detto perché se lui non ha i denti è inutile che pensiamo che possano masticare ancora e, e poi oppure, oppure nei, nei pazienti che eh, pensiamo per motivi oncologici a volte, ma è ormai molto raro che Faremo dopo la ricostruzione. Mettiamo intanto la placca per mantenere lo, la, tutto in asse e poi metteremo l'osso in un secondo tempo. Una, qui già evidenzio che c'è un punto dove non possiamo mai mettere la placca perché sappiamo che i risultati questi sono sicuramente negativi: la placca affiorerà e sarà espulsa, che è l'arcata anteriore. Quando andiamo a risaccare la regione del mento, sappiamo che la placca è meglio che non la mettiamo, altrimenti nel tempo dovremo poi fare qualcos'altro. Se noi sopra la placca mettiamo poi un lembo di tessuto mollo, miglioriamo e riduciamo questi rischi, perché la avvolgiamo, però la proteggiamo e evitiamo che questo rischio di affioramento lo rendiamo minore. Non lo eliminiamo, ma lo rendiamo minore. Li possiamo scegliere o un lembo peduncolato o un altro o un lembo rivascolarizzato. Possiamo mettere anche dell'osso libero, è stato fatto nel passato. Prima che venissero, eh, proprio l'esperienza comune nel massime facciali negli anni '70, prima che venissero fuori i lembi, mettevano questi lembi, pesi, le, 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 le coste, cresta eliaca, mettevano un pezzo di osso a ricostruire. Si può fare, si può fare, però si è visto che bisogna innanzitutto stare attenti perché più è, diventa grosso, più c'è rischio che questo osso venga, eh, venga eh, anche questo non è, un, non è un osso che alla fine è morto, quindi si comporta un po' come un corpo estraneo, può infettarsi può, può affiorare, quindi può, può essere motivo, può, deve essere, essere rimosso. in particolare bisogna stare attenti, abbiamo visto quello che diceva il dottor Cantù stamattina su questi lembi del cranio che poi venivano irradiati, se noi prendiamo un osso e gli togliamo la sua vascolarizzazione diventa molto sensibile, se noi poi lo, 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 lo irradiamo sopra l'osso è quasi molto facile che poi venga espulso perché si infetta e quindi se uno fa la radioterapia e mettere un osso non vascolarizzato diventa pericoloso. Sicuramente se lo facciamo dobbiamo comunque avvolgerlo con, una, con un lembo libero di tessuto vascolarizzato che serve a proteggerlo e, e a, ridurre, a ridurre questi rischi. E poi il costante, le, le, le ricostruzioni rivascolarizzate che chiaramente per, si comportano come una frattura a questo punto, quindi l'osso guarisce perfettamente, il cioè riassorbimento è assolutamente minimo, si forma anche del nuovo osso e resistente alla radioterapia e all'infezione. Se vedete, ci sono, da quello che si vede per la letteratura, le percentuali di successo una volta che l'impianto, che l'embo ha avuto, avuto esito positivo, sono praticamente al 100%, mentre sono sicuramente di meno, anche se vedete che non sono neanche malissimo, poi nelle condizioni giuste però, con, con, con l'osso non rimascolarizzato. Qui vedete che è stato fatto... Una, una valutazione se il tra gli ossi, se mettiamo un osso rivascolarizzato o non, è, come vi dicevo, non è che sia poi scadente, ma, che, ma vedete che a 10 anni il successo dei, dei lembi rivascolarizzati è il 95%, e invece dei non vascolarizzati non è bassissimo, ma comunque è nettamente inferiore. Inoltre, tutti quelli che hanno fatto dei lembi non vascolarizzati generalmente hanno necessità di fare ulteriori procedure, parecchie, sicuramente un numero maggiore, hanno necessità di fare nuove procedure. Quindi, quando è sostanzialmente necessario, abbiamo detto, un nostro rivascolarizzato? Quando lavoriamo sul segmento anteriore della mandibola. Questo è uno studio che dimostra, tornando a quello che diciamo prima: quando non è ne assolutamente necessario rimettere l'osso, in questo studio, che è, è uno studio abbastanza grosso. È stato studiato il, la differenza funzionale, della distanza nei pazienti che mettevano l'osso rispetto a quelli che mettevano solo l'embolia, le dei un, te, te, le tessuti molli. E vedete che per le lesioni posteriori sostanzialmente c'è poca differenza: c'è cioè solo una lieve differenza nella capacità di masticare, ma per il resto sia estetico che come, come dieta, più o meno, sono sovrapponibili. Se andiamo sulla parte laterale, quindi ci portiamo più anteriormente, le differenze sono maggiori, cioè c'è una migliore, capaci una migliore capa capacità, di, 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 di avere una dieta più normale dei pazienti che avevano l'osso. E inoltre c'era anche un giornato estetico che si migliore. migliore rapidissimamente, qui andiamo abbastanza veloci, quali sono i tipi di osso che possiamo mettere? Il gold standard è ormai il prelievo della fibula, si prende questo osso che abbiamo visto non è indispensabile, può essere tolto e la gamba rimane assolutamente stabile e viene portato con i suoi, i suoi vasi a ricostruire la mandibola. Eh, a, 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 sicuramente da una, possiamo prendere un osso molto lungo, questo è molto importante, per la mandibola può essere ricostruita anche tutta e Permette di lavorare in doppio team, perché la gamba è, è lontana dal collo, quindi mentre uno fa una parte per l'intervento di resezione, quell'altro può fare il prelievo, e permette poi di fare molte osteotomie per poter ricostruire la mandibola e dare, e dare, e dare la, sua, eh, la, sua, la sua forma. L'osso eh, ha, ha delle limitazioni, il peduncolo è piuttosto corto, la mobilità de, 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 della pelle è, 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 può essere un problema. Inoltre è abbastanza sottile, quindi in caso particolare eh, dobbiamo, la mandibola rimane, rimane abbastanza bassa, c'è un giovane che ha una mandibola spessa, questo può essere un problema perché quella ricostruita rimane molto, rimane molto, molto più stretta. C'è un lato, è importante sapere che secondo di come è messo appunto, il punto debole di questo, di questo lembo è proprio la, la parte cutanea, se ci interessa prenda, a ricostruire una parte esterna, cioè della pelle fuori dalla mandibola, dobbiamo prendere la, 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 la fibula omolaterale. Questo è per la posizione in cui risulta essere, essere sistemata, come viene a essere localizzata la, la pelle rispetto all'osso. Se invece dobbiamo ricostruire la parte interna della bocca, dobbiamo prendere, è meglio che prendiamo la fibula controlaterale. Questo non è, non mi so, è un dettaglio tecnico importante per chi fa questo intervento, ovviamente, non, non, non dettaglio questa cosa qui. L'altra possibilità è quella della scapola, che vedete, pre, ci può prendere della scapola la parte laterale o la punta, e questo senza, senza dire più di tanto, ma il vantaggio principale è che ne abbiamo la possibilità di, in questo modo, il punto debole de, de la, della fibula, che era quella che non avevamo tessuti molli, pelle da, 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 da ricostruire, viene superato da, 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 dalla scapola, che ha dei, possiamo prendere addirittura due o tre separati, Lembi associati di cute e di sottocute, quindi se dobbiamo ricostruire oltre all'osso anche la guancia, la pelle e anche dentro, questo è il lembo migliore. In compenso, non avere difficoltà perché il paziente va girato, quindi è difficile lavorare in doppia equip. E quando, quello che rimane purtroppo è la morbidità, cioè togliendo dietro c'è una certa difficoltà la spalla ne soffre, quindi c'è un problema di sofferenza funzionale dopo questo intervento. Questo problema è minore. Con la, se noi prendiamo solo la punta che ha una vascolizzazione che vedete, come vedete nella figura è diversa quindi io posso prendere separatamente la punta con un vaso diverso questo mi permette di ricostruire chiaramente non segmenti molto lunghi di osso in compenso si adatta molto bene ad alcuni tipi di, diciamo, di difesa Mettiamo, sostituisce bene il palato perché la forma della punta se la vedete può ric ricorda quella, del, quella per esempio del palato L'angolo della mandibola per essere ricostruito, quindi, in caso selezionato, uno può prendere questo tipo di FEP, che, che dà anche meno problemi di, 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 di morbidità e, e, e ottenere dei buoni risultati. Quello è stata un po' abbandonata era molto usata nel passato si prendeva dalla cresta iliaca che aveva alcuni vantaggi l'osso era buono ma era difficile fare l'ostotomia perché spesso è corto era bello alto però il problema principale di questo lembo è che c'è una morbidità associata piuttosto importante perché c'è cioè il rischio di ernia, a rischio di dolori nella, 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 nel camminare perché vengono disinseriti i muscoli che si attaccano alla, alla spina iliaca quindi diciamo io personalmente non lo uso e anche molti autori me l'hanno un po' abbandonato da ultimo ci può, può tornare al famoso lembo brachiale, qui si può prendere un piccolo segmento di osso, è poco usato perché l'osso oltre alla pelle si può, si può prendere anche un piccolo segmento del radio, ovviamente non tutto, solamente una piccola stecca, che in casi particolari dove ci serve poco osso e ci interessa avere più tessuti, più pelle, tipo... La, prima, la parte anteriore del palato, per esempio, dove non ci interessa avere tanto osso, basta un piccolo pezzetto, ma ci interessa, per esempio, magari a ricostruire tutto il palato, tutto e molle. Questo può essere un lembo che da tenere presente. Un'ultima cosa che è un po' un'innovazione tecnica degli ultimi ultimi anni, ultimi dieci anni, forse meno, eh, come fare, perché un, un problema di ricostruire la mandibola è come facciamo a, ri, a ricostruirla in maniera che abbia una forma uguale a quella che abbiamo tolto, in particolare che sia, perché se abbiamo, andiamo dal dentista che guarda i millimetri perché ci sia poi l'occlusione dentale giusta, o se ne togliamo metà o di più, dobbiamo poi, non è, capite bene che non è facile a occhio, cioè come ci facevo una volta, giusto un po' approssimando, eh, Ricostruire in modo che ci sia una perfetta congruenza. Come facciamo ora? Certamente ci sono vari, nel passato poi ci un po andava stima, guest, guest estimate, ne, si può fare un bloccaggio, ma questo è complicato perché il bassino è poco tollerato. Adesso abbiamo questo nuovo sistema che è un virtual, cioè un, una pianificazione chirurgica fatta a computer, che, noi, che ci permette con questo CAD CAM che sarebbe eh, computer, eh, computer assistita, eh, dia, di, diagnostica e quindi. Definizione della parte della resecare il computer assistita manufacturing, cioè costruzione della placca. Noi siamo in grado a tavolino di programmare in anticipo esattamente la forma della placca che ci serve, non solo, ma anche programmare a tavolino secondo con delle guide. Vedete il. La misura dell'osso che dobbiamo prelevare: questo è per esempio la, la valutazione operatoria dove vedete che lì è una, non, si vede, non è evidente qui non è un tumore enorme che distruggeva tutto, ma c'era un tumore che c'è un avvallamento nella parte alta della, della mandibola. Questo si fa a tavolino. Questo si panda anche una, 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 una. questa è fatta con la fibula, si fa anche una data della fibula per programmare anche la, la, la ricezione sulla fibula. Qui vedete, ecco, c'è poi una web meeting, cioè il, il chirurgo con la, 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 la fabbrica. Con, il, con la ditta che produce questa cosa, si vedono, si vanno, hanno una, una, una teleconferenza in, ba, in, in base a cui stabiliscono dove devono essere fatte le osteotomie. E in base a questo il, la, la ditta fabbrica dei simula dei modelli dell'osso che dobbiamo ricercare, dà delle guide in base, in base a cui, in cui noi dove dobbiamo andare poi a tagliare e delle guide anche per la fibula, esattamente dove dobbiamo andare a tagliare in modo che, la, che poi ci sia una perfetta congruenza della, de, de, delle due cose. Qui vedete nel campo operatorio esattamente posizionate le guide, e, e, do, questa era prima quindi e qui dopo che abbiamo tagliato, Qui vedete la stessa cosa viene fatta su, sulla fibula, si posiziona, si posiziona la guida e vengono fatte le osteotomie sulla guida di, queste, di, queste, di, queste, di questa guida. Qui vedete la placca che era già preconfezionata, su misura, che adesso si è adattata perfettamente ai segmenti di osso che abbiamo fatto, guidati appunto dai template. Questi sono i segmentini che abbiamo tagliato. E qui a questo punto diventa facilissimo posizionarlo, quello che una volta era un lavoro da certosino, taglia, oppure fai dei modelli di carta, di plastica e dopo ritaglia, qui diventa molto più semplice perché hai tutto su misura e tutto si incasta, addirittura i, i, i fori che abbiamo fatto per inserire le guide sono gli stessi che utilizziamo per mettere la, per mettere la placca. Quindi questo è molto più veloce, e questo ci permette anche di ridurre al minimo il, il, il tempo in cui lasciamo il lembo non vascolarizzato e questo è importante. Qui vedete un posto, nel posto operatorio, questa è una ricostruzione del posto vedete come sia ben, ben modellata sia la placca che l'osso e qui vedete il risultato estetico dopo l'intervento che praticamente permette anche a un nudo di non capire che non, quasi non è stato operato il paziente. Quindi concludendo, cosa possiamo portare a casa? Il messaggio un po' generale, che questi lembri vascolarizzati sono il gold standard per quanto riguarda la ricostruzione del cavo orale e della loro faringe. Ma, va, ma, eh, ma devono usati in maniera adatta, studiata, non, a, non, non, non per tutti i casi. I lembi regionali possono dare dei risultati simili in pazienti selezionati e sono, e sono meno costosi, quindi vanno tenuti presenti e studiati in ogni caso. L'osso rivascolarizzato, i lembi rivascolarizzati per la parte anteriore della mandibola sono necessari. E, e, e poi sono necessari se vogliamo a, a ritornare a dare un recupero completo della funzione mandibolare, ma non sono sempre indicati, vanno studiati caso per caso. Considera quindi tu, tutte le opzioni che abbiamo visto, devono essere considerate per ogni paziente. E poi, in definitiva, in generale, quando parliamo di ricostruzione del è tutto un discorso di dettagli, quindi la scelta deve essere assolutamente personalizzata e adattata alle caratteristiche de, de, del paziente che abbiamo davanti. Grazie per l'attenzione. Ecco, adesso il dottor Stefano Zorzi dell'Istituto Europeo di Oncologia ci parla il dottor Ansarin, ci parlerà di tecniche innovative alla chirurgia robotica del cavorale e dell'oro faringe. Queste tecniche hanno permesso, attraverso l'uso dei bracci del robot, di evitare interventi diciamo più invasivi in dei casi selezionati eh, quindi vedremo qual è lo stato della ricerca questo versante buongiorno a tutti eh, ringrazio per l'invito e porto a tutti i saluti del dottor ansarin che per motivi istituzionali oggi non è potuto essere presente ma eh, cambia solo lo speaker insomma i contenuti sono gli stessi eh, anch'io come il dottor Grandi prima mi devo eh, fare un piccolo non mi ha colpa nel senso che si tratta di tematiche comunque tecniche e la presentazione e la discussione non può che essere comunque in parte tecnica. Io in realtà nell'intervallo mi sono limitato già un attimino a togliere alcune slide, togliere alcuni video eh, trattandosi di tecniche chirurgiche eh, video assistite e la proiezione video necessaria. Ne mostrerò solo una di pochissimi minuti, 4-5 minuti, però forse la più rappresentativa, la più emblematica. Allora, eh, il dottor Cantù, prima ha, eh, mi ha lanciato un assist, stamattina raccontava della sua esperienza di chirurgo quando ha iniziato, e parlava dei suoi maestri. Un'epoca in cui l'oncologia eh, fondamentalmente eh, consisteva nel guarire. Anche oggi, chiaramente, il primo risultato è guarire dal, da una malattia di tipo tumorale. Però l'importante era guarire. Eh, negli anni, nei decenni, questa filosofia oggettivamente è oggettivamente cambiata. Oggi si punta sempre alla guarigione, ma eh, con un occhio di riguardo e con un occhio di eh, attenzione alle, alla funzione: cioè, dopo aver fatto queste terapie chirurgiche, dopo aver curato queste persone, cosa rimane? Cioè, queste persone come vivono? E questa è un po' la filosofia delle chirurgie min-invasive, che hanno, sono un, un po', diciamo, forse un po' di moda anche in alcune situazioni, però sono sicuramente eh, l'aspetto un po' più nuovo nella chirurgia eh, oncologica, non solo del distretto Testacollo, ovviamente. E in realtà la chirurgia robotica di cui adesso parleremo è solo l'ultima arrivata. Eh, eh, in realtà gli approcci mini-invasivi se ne praticano da diversi decenni con la chirurgia transorale con laser eh, la chirurgia eh, robotica è, eh, sostanzialmente rappresenta un dispositivo tecnico che consente di superare alcuni limiti eh, che, eh, precedentemente ehm, dati dalle, dalle tecniche eh, normalmente utilizzate della chirurgia transorale con laser Scusi, scusate, scusi. Ok, torniamo a noi. Eh, vi stavo dicendo eh, consente di superare alcuni eh, dei limiti funzionali delle metodiche in essere. Innanzitutto il dispositivo robotico, tanto per capire di cosa parliamo, per come oggi lo conosciamo, è questo: Cioè, è composto da tre elementi: una console, dove il chirurgo opera direttamente guardando all'interno di un display che. Mostra in 3D in alta definizione le immagini che arrivano da una telecamera montata su quel pannello dove vedete dei bracci. Quelli sono i bracci operativi, 5 normalmente per la chirurgia transorale se ne utilizzano 3, uno per montare la telecamera e due i bracci eh, operativi, e poi il supporto con la colonna endoscopica dove tutti i restanti. Eh, Ehm, operatori di sala possono vedere esattamente cosa sta succedendo in quel momento. L'effetto pratico è quello quando si sta seduti in quella console e si muovono i master, che sono gli attivatori dei bracci robotici, è di vedere come se si fosse calati, io dico sempre appesi per i piedi, infilati dentro con la testa e a muoversi dentro nello spazio in cui ci si è. Cosa che manca? Manca la chirurgia tradizionale, eh, tradizionale scusate, all'altra eh, all metodica, alterna, metodica alternativa di chirurgia mini-invasiva che è quella transorale con laser. Eh, che ha due limiti sostanzialmente, la visione bidimensionale e l'utilizzo di strumentazione rigida. Quindi, quali sono i veri vantaggi pratici della chirurgia robotica? Tecnici, eh? parliamo solo di tecnica esecutiva. Innanzitutto, la possibilità di compiere movimenti, escursioni di movimenti a 360 gradi, anche superiori rispetto a quelli che si hanno a mano libera, sostanzialmente operando in open. Eh, sicuramente la possibilità di gestire. Eh, interventi in modo più facile, è più semplice la chirurgia transorale con laser, ha una curva di apprendimento oggettivamente più lunga e in distretti come l'oro faringe, eh, dove normalmente le lesioni sono un po' più grandi dimensionalmente e lo spazio è anatomicamente diverso da quello della laringe, per cui la chirurgia transorale con laser è largamente utilizzata, è veramente difficile operare. Cioè operare con il laser significa che innanzitutto c'è una sola mano che opera. E un'altra mano muove un cursore e non c'è l'aiuto di nessun altro operatore. Quindi è un unico braccio operativo, un'unica mano che esegue. L'emostasi, cioè nel senso gestire il sanguinamento dei vasi, è più complesso perché nell'oro faringe rispetto alla laringe è molto più rappresentata, e quindi questo richiede spesso l'interruzione delle, delle fasi esecutive. Inoltre, lo spazio è più ampio dell'oro faringe, quindi. Il campo che si ha a disposizione per chi fa questa chirurgia lo sa, è un laringoscopio, cioè come un tubo che permette, adesso poi vedremo delle immagini, di fare un focus visivo sulla zona da operare, ma questa zona è molto spesso più grande di quello che è il campo visuale. Quindi durante la fase esecutiva bisogna continuamente interrompere per rispostare questo canale di visualizzazione per poter vedere il campo. Eh, mh, poi chiaramente la possibilità di avere due, due mani in più nell'esecuzione di una chirurgia robotica facilita eh, l'esecuzione e chiaramente anche i tempi esecutivi sono molto più rapidi. So che ho detto molte parole e che per i non addetti ai lavori sono forse un po' più eh, difficili da capire, però con queste due immagini secondo me diventa più semplice. Questi sono due video che mostrano l'esecuzione di un intervento eh, sulla stessa sede anatomica, sono pa per patologie diverse, però li ho scelti scegliendo la stessa sottosede anatomica per mostrarvi come nella chirurgia, nell'approccio transorale con laser, mentre nell'approccio robotico come di fatto è più immediata e più rapida la fase resettiva e la fase di esecuzione. E in particolare eh, vedete quanti strumenti sono in questo momento nella fase, nel riquadro robotico presenti, qua in realtà c'è un'unica pinza che muove e basta. E peraltro, come si notate, vedete come nella fase, nelle, nelle immagini relative all'intervento robotico, come ora, vedete come cambia costantemente il quadro, come si può... È molto semplice, basta attivare un pedalino che, in, che muove la telecamera e cambia il campo di visualizzazione. Nella chirurgia transurale con laser questo non è possibile. Quello che vi spiegavo prima è questo, bisogna smontare praticamente questo elemento che ci dà la sezione, la visione tubulare sulla zona da operare e rispostarlo e riadattarlo alla zona da da trattare chiaramente è con molti limiti ancora tutto questo perché perché in realtà questa chirurgia questo dispositivo chirurgico non nasce per la nostra chirurgia cioè, o comunque per la chirurgia otorinolaringoiatrica ma è stata applicata alla, nostro, alla nostra chirurgia eh, nasce per campi anatomici molto più ampi quindi ci, son, ci sono ancora dei problemi in parte migliorati in parte eh, superati però rimangono ancora eh, presenti ad esempio i sistemi di esposizione, cioè ricordo eh, il fatto che chirurgia mini-invasiva, cosa dicevo prima, cosa vuol dire quando dicevo la filosofia delle, della, de, degli approcci conservativi, cioè passare dalla cavità naturale già presente, evitando i danni legati ad accessi chirurgici importanti, laddove è possibile chiaramente, qui parliamo di casi selezionati. Per ottenere questo si è iniziato con strumenti piuttosto che siamo più strumenti di tortura in realtà che strumenti di cura. Però nel tempo si sono evoluti, si usano adesso sistemi un po' più selettivi, un po' più piccoli, più maneggevoli, leggeri. I terminali, queste pinze che vedete, sono quelle che vengono applicate su quei bracci che vi ho fatto vedere prima che si muovono. In realtà quelli inizialmente utilizzati erano da 8 mm, molto tantissimo per una sedia sotto sedie anatomiche come le nostre abituate o da 8 sottoporre di solito a sezioni di taglio molto più fini e molto più sottili. Eh, in parte, oggi si utilizzano quelle da 5 mm da circa 3-4 anni a questa parte. In parte si stanno eh, diciamo sostituendo eh, questi terminali con eh, l'utilizzo anche del laser, di terminali laser, questo è un laser al Tullio, cioè si applica sul braccio eh, esecutore dove si monta normalmente lo strumento di taglio un, eh, un, um, un terminale laser che ha una... Sezione di taglio molto più fine, molto più sottile. E anche qui vi richiamo l'aspetto, guardate sempre rispetto alle immagini di prima, quattro strumenti contemporaneamente presenti, quindi vuol dire si opera attivamente in due. Nelle immagini precedenti, uno. Poi in realtà altre forme di tecnologia avanzata che si stanno comunque affacciando, adesso sono stati messi a punto anche l'utilizzo di... Eh, sonde endoscopiche che vengono applicate a dei terminali per valutare anche la distanza dei grossi vasi, ma lo vedremo dopo eh, durante l'intervento, o per valutare la presenza eh, diciamo, di eh, infiltrazioni sulle strutture vascolari da parte della, della neoplasia, che è una controindicazione a questo tipo di chirurgie. Ma vediamo anche questo in seguito. Eh, il futuro probabilmente, eh, sempre parlando in termini eh, tecnici, è questo, ma che è un futuro che è già quasi presente, nel senso che eh, sparirà, cioè sparirà l'idea e l'intento è quello di avere un unico dispositivo, un unico braccio mobile e flessibile su cui è montato tutto, sia la telecamera che i terminali operativi. Questo chiaramente faciliterebbe le, la fase esecutiva e probabilmente amplierebbe anche le possibilità di esecuzione. Allora, eh, mh, per chi è destinata questa chirurgia ehm, sicuramente mh, le indicazioni per dire a chi è destinata devono tenere come per tutte le chirurgie di due fattori fondamentali indicazioni eh, tecniche indipendenti dalla patologia indipendenti paziente correlate e indicazioni malattia correlate le vedremo dopo. Per tutte le chirurgie endoscopiche, la prima cosa, la più importante, è vedere. Se non si ha una completa visualizzazione di quello che si deve fare e del campo su cui si deve agire, meglio lasciare perdere, cambiare, interrompere e indirizzare il paziente a un altro tipo di trattamento. Perché? Perché non vedere completamente la lesione significa sbagliare, quello diceva sia il dottor Cantù che il dottor Grandi anche prima, le restrizioni devono essere radicali. Fa niente se venga ne parcellizzato il tumore, è una tecnica pismil già ampiamente accettata, funziona, non è un problema. Ma l'asportazione deve essere radicale, cioè quando io guardo devo vedere tutto il campo in modo tale da vedere sia il tumore e tutto quello che ci sta intorno. Se vedo solo il tumore o lo vedo parzialmente o non vedo perfettamente quello che ci sta intorno, vuol dire che quello non è un paziente da operare con questa tecnica. E, eh, peraltro poi ci sono anche una serie di fattori correlati, cioè asportare in modo inadeguato significa aggiungere un altro trattamento per correggere l'asportazione. L'asportazione inadeguata, eccetera, poi peraltro pazienti difficili da esporre, tecnicamente si dice così, significa che bisogna continuare a togliere i divaricatori, rimetterli, riposizionarli ed è il miglior, don, il miglior modo per fratturare denti, staccarli, romperli e danneggiare i tessuti molli del cavorale e loro faringe. Quindi in generale, pazienti che di solito devono essere candidati con molta attenzione all'apertura della bocca, alle condizioni degli, dei denti, allo stato di salute dentale, alla circonferenza del collo. Esistono in letteratura, sono alcune delle slide che ho tolto prima per non allungare troppo, misure cefalometriche, cioè la possibilità di acquisire prima radiologicamente questi spazi. Però in realtà eh, noi crediamo che, non è che non servano, sono corrette, sono state pubblicate, quindi hanno sicuramente un valore scientifico. Però il problema è che molti di questi pazienti si può valutare solo e soltanto quando sono addormentati la reale possibilità di infilare un coso così davanti alla bocca per dilatarla, aprirla e vedere quanto effettivamente si riesce a posizionare strumenti operativi. Perché? Perché in anestesia generale ci sono condizioni che in vivo non ci sono, che è la curarizzazione, cioè il paziente è talmente rilassato e talmente disteso che questo consente di espandere al massimo la possibilità di, eh, di aprire. Molti di questi pazienti hanno tumori che interessano la loro faringe, no? quindi molti di questi spesso non aprono la bocca perché hanno dolore. Quindi spesso il trisma, cioè l'impossibilità di aprire in modo adeguato la bocca nasce solo dal momento, perché è doloroso, quindi nel momento in cui il paziente è addormentato si può, a un, pazienti che non sarebbero mai stati candidabili in vivo a una chirurgia poi da addormentati si sono rivelati trattabili. E, e questi dati, semplicemente per sottolineare quello che vi dicevo. Alcune delle esperienze più importanti, questi sono gruppi prevalentemente americani, riportano percentuali in cui hanno dovuto interrompere questo, le procedure: 4-5%, 4-6%, 6-7%. Perché? Perché il paziente non poteva essere adeguatamente esposto. In realtà nella nostra esperienza è stata del 20%, molto di più. In realtà perché? Perché in realtà eh, cosa. Buona parte di questi fanno che cosa? Che è corretto in realtà? Eh, fanno una eh, valutazione in narcosi prima, cioè addormentano il paziente per fare una prova di esposizione e se poi l'esposizione si può fare il paziente viene svegliato e ricandidato a un trattamento chirurgico successivo. Quello che noi facciamo in realtà è, è acquisire eh, dal paziente i entrambi i consensi per una procedura mini-invasiva sia da fare con il robot che con il laser. Eh, perché? Perché in realtà eh, va detto che è più facile, più rapido e eh, più piacevole, fra virgolette, utilizzare il robot, eh, con il laser è più complesso, però è pur vero che i, i laringoscopi che si usano per la chirurgia endoscopica con laser sono molto più maneggevoli e quindi è più facile arrivare ad avere una buona esposizione laddove con la chirurgia robotica non si arriva. E veniamo invece alle indicazioni correlate a tumore. Quali lesioni sono... Buone per essere asportate con questo tipo di approccio. Beh, in realtà lesioni piccole, chiaramente non lesioni troppo estese, quelle invece per forza di cose richiedono la necessità di un accesso più, eh, più ampio. Si dice, viene eh, detto dagli autori che sono di questo testo che è l'unico ad oggi disponibile di tecnica robotica e sono fra i primi ad aver eseguito eh, in questi decenni interventi di chirurgia robotica. Eh, si dice lesioni non superiori comunque ai 4-6 cm, dicono i 4 perché poi bisognerebbe tener conto anche dei margini di, eh, di resezione, chiaramente non quelle lesioni che mostrano segni di fissazione, cioè quelle lesioni fisse, vuol dire che non hanno una crescita solo vegetante ma anche in profondità e quindi non dominabile solo dall'interno, stamattina il dottor Cantù diceva il nemico lo cerca da davanti e da dietro. L'invasione dell'osso, che non si può controllare con questo tipo di approcci eh, chirurgici, quindi mandibola e, eh, e basicranio, e poi le strutture vascolari e nervose presenti nel collo, una per tutte, in particolare la carotide interna, perché decorre molto vicino alla parete laterale del faringe, che è una delle sedi più frequentemente trattate con questa tecnica quindi questo è un po' tecnico, comunque sostanzialmente sono candidabili a questo tipo di trattamento le lesioni che vengono clinicamente stadiate come lesioni in stadio iniziale T1, T2 e selezionati T3. Di quali sedi o di quali sottosedi? Allora, in realtà quasi tutta la letteratura disponibile oggi per l'approccio transorale eh, sicuramente ha i numeri più alti nella chirurgia robotica in orofaringe. La nostra esperienza, che è iniziata una decina di anni fa, eh, a luglio del 2007, fondamentalmente conferma questo. Abbiamo ad oggi operato all'incirca eh, quasi 200 pazienti, ma in larga prevalenza orofaringi. Poi, in parte, questa metodica è stata applicata comunque anche per una parte della laringe, che è la laringe sovraglottica, e poi ad altre sottosedi del distretto. Quindi, orofaringe per pazienti eh, trattati eh, per malattia primitiva. Negli stadi iniziali che vi dicevo prima, ma anche per pazienti recidivati eh? e vedremo dopo quali sono i vantaggi di questo tipo di approccio. Eh, ehm, le sottosedi prevalenti dell'oro faringe trattate sono il palato molle, la base lingua, la parete posteriore e la parete laterale, che è la loggia tonsillare. Per capirci, però, sicuramente, e vi faccio vedere solo questa, è questa la sede più Frequente e più frequentemente trattata, perché è quella più frequentemente colpita da questo tipo di, eh, di tumori. Poi, in ordine di frequenza, il secondo più comune è la base della lingua. Eh, la parete laterale eh, del faringe. Questo, scusi, funziona come pointer anche? No. Sì, okay. la parete laterale è quella regione che è compresa dall'alto al basso tra il palato molle e la base della lingua e ha come piano profondo il muscolo costrittore, cioè sostanzialmente, vale a dire, lo vedete anche in vivo, questa è la lingua, questo è il pilastro della tonsilla. Non è una tonsillectomia, cioè significa che quando si ha un paziente con una lesione di questa sottosede non viene asportata la tonsilla malata, si asporta in blocco tutto il comparto laterale della faringe, con l'intento di creare una... Eh, sorta di chirurgia di comparto compartimentale eh, che mantiene un piano profondo di sicurezza, di non diffusione della malattia, laddove chiaramente il paziente è stato adeguatamente selezionato e dove è già stato documentato che non c'è un'infiltrazione radiologica di questi spazi. In realtà nulla di nuovo sotto il sole, eh. queste sono cose che esistono da almeno 60 anni, questa stessa tecnica veniva eseguita negli anni 50, è stata descritta negli anni 50. Per via transorale, cioè in cui sostanzialmente si raggiunge questo piano profondo anche dalla bocca. Sicuramente fatto in via diretta e per via transorale è oggettivamente più complesso. Allora io vi mostro solo questo breve video, magari lo facciamo partire anche già un po' avanti, così guadagniamo qualche. Mostra esattamente la procedura chirurgica a carico di questa zona di cui abbiamo parlato ora. e di nervi vago, glosso ed ipoglosso. C'è una voce guida che vi spiegherà le fasi dell'esecuzione. In questo imaging possiamo vedere una neoplasia che interessa in toto la parete laterale dell'oro faringio di destra che giunge anteriormente fino alla base lingua, interessando la muscolatura intrinseca e la mucosa della vallicula glosso-epiglottica omolaterale. Lateralmente giunge a contatto con il muscolo pterico mediale e lambisce l'arteria carotide interna senza interessarla. Dopo induzione della narcosi e posizionamento del divaricatore orale con buona esposizione anatomica del campo operatorio si allocano i tre bracci robotici. L'incisione viene condotta anteriormente a livello del rafo e mandibolare dove i muscoli costrittore superiore e buccinatore si uniscono fra loro al davanti del pilastro palatino anteriore. Mantenendo una delicata trazione mediale della tonsilla si scollano i tessuti esponendo il piano muscolare sottostante. Si visualizzano così il muscolo pterigorio mediale lateralmente, i pilastri palatini anteriore e posteriore e il muscolo costruttore superiore che costituiscono il margine profondo di resezione. Si prosegue la dissezione scivolando sulla superficie del muscolo pterigoideo mediale. Posteriormente si scorre lungo la fascia cervicale profonda fin quasi al raffo mediano. <coughs> Inferiormente si giunge fino alla glosso glossoepiglottica superando la tonsilla linguale. La trazione mediale deve essere mantenuta durante tutta la procedura perché consente di allontanare il pezzo operatorio dallo spazio parafaringeo proteggendo così la carotide interna da traumi accidentali derivanti da manipolazione chirurgica. Continuando la dissezione si arriva infatti a scoprire l'arteria carotide interna ed i rami parafaringei della mascellare interna, ramo terminale della carotide esterna, che vengono chiusi con clips metalliche. La resezione prosegue verso il basso, accerchiando la patologia e sezionando l'inserzione linguale del pilastro anteriore e la plica grossofaringea. Si identifica e si chiude con clips metalliche un altro ramo dell'arteria mascellare interna. Qui possiamo vedere il percorso dell'arteria carotide interna all'interno dello spazio parafaringio che viene stirata medialmente durante la chiusura del vaso. Proseguendo nella dissezione si incontra il nervo glossofaringio di destra che viene anch'esso sezionato. Si prosegue la dissezione scollando i piani delicatamente. Proseguendo verso il basso si arriva a scorgere il margine libero dell'epiglottide, nostro limite inferiore di resezione chirurgica. Si Apprezzano il muscolo stilo faringeo e stilo glosso che verranno sezionati. La resezione si conclude unendo l'incisione posteriore sul faringe e la linea mediale di resezione con il margine faringeo inferiore. Si prosegue scollando i piani sempre delicatamente. In ultimo si seziona la mucosa della vallicula glossoepiglottica. Ok, Direi che vabbè negli ultimi due minuti li possiamo saltare più o meno, perché la tecnica esecutiva finisce qui. Io aggiungo una considerazione che non è detta nel commento al video, ma è proprio pratica. Eh, qui, in, riassumendo, uno fa cosa? Riesce per vendoscopica a operare con tecnica open sostanzialmente. E in particolare, in questa sottosede eh, c'è un vantaggio intrinseco che eh, almeno io personalmente. Il laser utilizzato lì, il laser è un punto che buca e taglia e coagula, non c'è il controllo della profondità, sotto a questo spessore c'è la carotide interna, si fa e si può fare, chiaramente sono interventi che vengono fatti solo in mani eh, esperte, nel senso di chi ha un'adeguata curva di apprendimento e ha avuto l'adeguata esperienza, eh, però operare con questa tecnica sicuramente rende meno tra virgolette eh, non pericoloso, però eh, diciamo, rende forse più sicuro per l'operatore eh, muoversi in questa zona, in questo distretto, se affronta un intervento con questo tipo di criterio, cioè con un oro ingectomia completa. Allora, eh, solo un po' di filosofia adesso. Eh, in realtà eh, queste procedure chirurgiche... Che vi ho mostrato si possono fare anche eh, con il laser, ma con tutta una serie di svantaggi che vi ho descritto e effettivamente si possono anche fare per via transorale. Però in generale i tumori dell'oro faringe hanno smesso di essere trattati chirurgicamente proprio per i motivi i, che vi elencavo prima. cioè Fino agli anni 90 gli accessi erano solo open. Okay? Quindi il problema era di aprire o la mandibola per arrivare lì o aprire il faringe e arrivare lì. Il problema è che con questi accessi nella maggior parte dei casi era più il danno da accesso che non il danno sul tessuto operato per, per curare la malattia. Sono stati fondamentalmente abbandonati. Eh, C'è tutta una letteratura importante negli anni 90, inizio anni 2000, eh, che mostra risultati eh, molto più favorevoli eh, a parità di cura, cioè esattamente efficaci come la chirurgia. Eh, ma venivano ottenuti utilizzando dei trattamenti non chirurgici, cioè i trattamenti che venivano chiamati di organ preservation, quindi la radio e la chemioterapia a scopo curativo. In realtà si è visto che a lungo andare però anche questi trattamenti avevano una tossicità diversa, non immediata come quella della chirurgia, ma eh, che compare dopo, soprattutto in termini di difficoltà a mangiare. Cioè, la radio e la chemioterapia, dosi curative e soprattutto la radioterapia, induce un irrigidimento di tutte le strutture eh, faringolari in tali da rendere difficoltosa la deglutizione. Quindi, persone che per mangiare devono utilizzare per forza dei device, chiaramente in percentuali non alte, però di fatto presenti. Allora, eh, da lì in, in poi, scusate. Eh, da lì in realtà eh, inizia poi a partire dagli anni eh, fine anni due, del primo decennio del 2000, siamo più o meno nel 2009, l'anno in cui eh, in, in, ha iniziato ad essere utilizzato in modo un po' più sistematico la chirurgia robotica, inizia a riaumentare eh, il, il numero di pazienti trattati con chirurgia robotica, in, i, di, scusate i pazienti portatori di, oro, di carcinomi dell'orofaringe trattati con chirurgia. Questo grafico vi mostra l'andamento esattamente di quello che vi ho detto ora. Racchiude, questi numeri parlano di pazienti, indipendentemente dallo stadio di malattia, eh, trattati con chirurgia. Okay? Eh, siamo dalla da fine degli anni 90 fino più o meno ai giorni nostri. E vedete come lentamente i pazienti trattati con chirurgia è sempre andato decrescendo. Inizia a ricrescere dal 2009, l'anno in cui è stata introdotta la chirurgia robotica. Sono dati americani eh, questi, non solo. Eh, eh, un dato secondo me significativo, eh, una sottopopolazione di questi campioni, cioè pazienti con carcinoma dell'orofaringe in stadio iniziale, eh, questi sono dati attinti dal National, eh, database, Cancer National Database eh, americano, dal 2004 al 2013 vedete come c'è stato uno shift, non più del 56% di questi pazienti venivano trattati con, eh, con chirurgia, nel 2013 arrivano all'82%. Da qui inizia, eh, io la chiamo la parabola ascendente, nel senso che tanti hanno fatto un po' di tutto in realtà, nel senso che va bene, questo è un dispositivo tecnico molto utile, però alla fine qual è il suo ruolo? Cioè come va contestualizzato e che cosa ne facciamo oggi? La letteratura degli ultimi anni mh, si è riempita e eh, si è arricchita parecchio di lavori che hanno riportato dati circa l'utilizzo di questo dispositivo. Insomma, quello che emerge è che utilizzare questo dispositivo non cambia niente dal punto di vista... Oncologico, cioè i risultati sono sovrapponibili a quanto ad oggi si è fatto con altre metodiche. Eh, quello che sembra Avvantaggiarsi molto è la possibilità di fare meno danni, funzionalmente riprendere le funzioni del cavoral e dell'oro faringe in modo più rapido e avere meno complicanze chirurgiche, sicuramente rispetto alla chirurgia aperta. Ma il problema è che nasce dove? Nasce che in realtà questi dati vengono prevalentemente da lavori di tipo retrospettivo. Stamattina, il dottor Cantu ha detto c'è un metodo inoppugnabile. Ha usato la parola inoppugnabile che valida una metodica o un certo percorso terapeutico, che è uno studio randomizzato. Ad oggi non esistono ancora studi randomizzati circa l'utilizzo, ce ne sono molti aperti in corso, ma i dati definitivi ancora non ci sono. Peraltro tutte queste casistiche che vedete qui riportate, anche quelle più numerose che sono delle revisioni di letteratura, riportano pazienti assolutamente inomogenei fra di loro perché comunque sono sovrapposti per, strato, beh, scusate, per stadio, ci sono stadi avanzati, stadi iniziali, pazienti eh, trattati con un approccio piuttosto che in un altro e in molte casistiche in realtà mancano dei dati, non, è, è impossibile fare una comparazione effettiva. Però il goal, per così dire, il vero vantaggio è che comunque eh, chi, eh, chi viene candidato a un trattamento comunque mini-invasivo riesce, senza le complicanze e l'invasività degli approcci aperti ad avere un disegno definitivo della propria malattia attraverso l'esame istologico, sulla base del quale è possibile fare, viene chiamata tecnicamente, una terapia adiuvante, cioè la radio e la chemioterapia postoperatoria tailor-made su misura solo quando realmente necessaria. Cosa che un trattamento chemioterapico d'amblè già esclude perché tratta già la malattia. Eh, dando già un trattamento di cui il paziente riceverà tutta la, eh, tutta la tossicità. Eh, questi, mh, non ci soffermiamo, comunque sono studi che sostanzialmente confermano studi, sono i dati più recenti dove effettivamente pazienti candidati a questo tipo di trattamenti in percentuali... Secondo me, importanti, sono riusciti ad evitare un trattamento adiuvante proprio perché si sapeva, dopo aver tolto la malattia, averla studiata sotto il profilo non solo come dire, morfologico ma anche biologico, che quella non era una malattia che aveva bisogno di altro, ma che era curata a sufficienza così. Tra l'altro un vantaggio di riuscire a risparmiare i trattamenti è questo: questi pazienti possono comunque recidivare o possono sviluppare una seconda neoplasia. La radioterapia si fa una volta sola. Reirradiare è difficile, questo consente in realtà di preservarsi un'arma efficace anche in seguito. Quindi l'equazione è questa, c'è cioè una chirurgia meno invasiva con la possibilità di avere dei trattamenti dopo meno tossici a supposta parità di eh, dire, risultati oncologici con migliori risultati funzionali. Chi è destinato a questo? Cioè, chi sono i beneficiari? Chi, chi può beneficiare? In realtà non lo si sa. Ancora ad oggi non lo sappiamo, cioè, ci sono questi studi aperti e eh, eh, sicuramente non possono beneficiare di questo tipo di trattamento pazienti eh, eh, forti fumatori con stadi avanzati di malattia perché hanno una più alta probabilità di metastasi a distanza e hanno anche di conseguenza una minor sopravvivenza. Guarda caso però in questi anni, nell'ultima eh, due decadi, è eh, aumentato un certo numero di eh, pazienti portatori di carcinoma dell'oro faringe che si manifesta però in modo diverso da quello tradizionale. Ne ha parlato eh, stamattina il dottor Tore. Sono i pazienti con la malattia collegata all'infezione virale da HPV. Sono pazienti portatori di una malattia meno invasiva, che ha una miglior sopravvivenza. Sono pazienti che si ammalano prima. Cioè l'età media di queste è tra la terza e la quinta decade, quindi prima del paziente fumatore bevitore che sviluppa il carcinoma dopo i 60 o i 70 anni. E, e chi migliore di questi? Sono giovani, quindi hanno una alta probabilità di guarigione. Questo ce lo dice la letteratura, e per di più con una aspettativa di vita più lunga, il trattamento che dà meno tossicità e che mantiene una presupposta miglior qualità della vita sembra fatto apposto per questo tipo di, eh, di profilo biologico. Ah, cito solo, eh, anche stamattina anche il dottor Cantù citava il TNM. Vi do la misura di quello che dico: l'HPV per la prima volta nella storia dell'oncologia della stadiazione è rientrato nel senso che esiste da, con la nuova edizione del TNM l'ottava, una doppia stadiazione per l'oro faringe: una per i pazienti che hanno una malattia HPV correlata e una per quelli che non ce l'hanno. Quelli portatori di H, malattia HPV eh, correlata hanno di fatto. Un, tecnicamente si sì, dice un downstaging, cioè sostanzialmente gli stadi eh, di malattia che corrispondono ovviamente a degli aggravamenti di prognosi eh, sono tali per cui quelle che nel paziente HPV eh, negativo sono stadi più avanzati tornano ad essere stadi meno avanzati nel paziente HPV positivo. Quindi tutte le categorie di T shiftano di, di uno stadio e l'N, cioè gli linfonodi, eh, diventano il fattore prognostico più favorevole, ma mh, per gli addetti ai lavori sparisce il PN3, non è più contemplato nella stadiazione e l'extracapsularità delle metastasi, cioè la fuoriuscita della metastasi dal che oggi è uno degli indicatori al trattamento insieme ai margini non radicali di un trattamento post-operatorio sparisce, cioè, nel senso si vede che in realtà in questi pazienti l'unico vero fattore che influenza la, species, cioè la, diciamo, la sopravvivenza legata alla malattia è avere più di 5 linfonodi metastatici, solo ed esclusivamente questo, quindi l'N sarà solo legato al numero di linfonodi, però non scendiamo in altri dettagli, se no ci allunghiamo, però era fondamentalmente per dirvi questo. E l'altra grande domanda è come, in realtà nessuno sa ancora come, quello che vi ho detto fino ad ora è solo un'ipotesi, cioè si sta lavorando a livello farmacologico, cioè deintensificare, fare trattamenti meno impegnativi eh, lo stanno facendo gli oncologi, non scendiamo i dettagli con i vari trial aperti, però fondamentalmente utilizzo di farmaci biologici probabilmente meno tossici oppure un utilizzo diverso di quelli fino ad oggi utilizzati, cioè infrazioni eh, meno concentrate. Eh, anche la radioterapia sta cambiando, eh, si sta tentando di utilizzare dosi e volumi di radiazione più bassi, eh, la dose soprattutto perché i 10 gradi di differenza che ci sono, che è l'unità di misura dell'energia erogata nella radioterapia, i 10 gradi gli dieci, scusatemi, di differenza tra... Un trattamento curativo e un postoperatorio sono quelli che condizionano poi la tossicità eh, tardiva. E poi quello che sta facendo la chirurgia oggi, che è quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, cioè ci sono dei protocolli aperti in cui si sta studiando come la upfront chirurgia mini-invasiva, cioè fatta in prima battuta, si possa associare a un trattamento postoperatorio meno tossico. Concludiamo, ultimo argomento, gli ultimi due slide, solo un accenno, però secondo me è importantissimo. Eh, mh, noi abbiamo trattato con questa metodica anche pazienti portatori di malattie recidive. Allora, faccio solo un piccolo inciso: pazienti portatori di malattia recidiva significa che sono pazienti che hanno già una malattia che o non è stata curata bene o probabilmente non risponde alle cure che ha già fatto. Trattandosi di orofaringe, tendenzialmente vuol dire che sono malattie responsive al trattamento radiochemioterapico e, eh, e che recidivano eh, e che devono essere trattate come. In realtà non è che c'è molto tanto da fare, ad oggi ancora l'unica strada riconosciuta fondamentalmente è la chirurgia. Ma il problema è che la chirurgia, per come la conosciamo oggi, in questi pazienti ha un impatto devastante. Altra cosa detta stamattina, nelle lezioni che mi hanno preceduto, è fino a che punto vale la pena spingersi in questi pazienti. Perché ricordiamo che questi sono pazienti che hanno una prognosi pessima, cioè nel senso hanno una sopravvivenza non lunga, breve. Eh, ha senso investire in una chirurgia che stravolga quel poco che è rimasto di funzione in questi pazienti a fronte di una sopravvivenza comunque non buona e peraltro con dei tassi di mortalità e, e di complicanze veramente molto 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 alti. Quindi la domanda è se il fine effettivamente giustifica i mezzi. E, e c'è un motivo tecnico perché i pazienti che hanno fatto trattamenti prima hanno dei tessuti, cioè hanno localmente una condizione più sfavorevole. Quando noi li operiamo e apriamo la mandibola o gli apriamo il faringe, questi tessuti faranno più fatica a guarire, quindi c'è una più altissima probabilità che questi pazienti svilupperanno tutto quello che vi ha raccontato prima il dottor Grandi quando va fatto vedere la chirurgia dei lembi, o il dottor Cantù stamattina, difficoltà in guarigione, fistole, complicanze e una qualità della vita pessima, e poi permanenze ospedaliere lunghe di settimane, settimane e settimane. Da questo presupposto abbiamo pensato e abbiamo visto che tutto sommato c'è però una sottopopolazione di pazienti recidivi che sono quelli negli stadi più iniziali con le malattie più piccole e si è detto: ma se noi ci arriviamo dalla bocca, perché eh, e tanto comunque, cioè una volta che questa malattia è sportata radicalmente, gli offriamo dal punto di vista curativo la stessa possibilità di cura di un trattamento aperto? Perché dare a questo paziente sia i problemi, la morbidità, cioè i problemi legati all'asportazione del tessuto patologico e quelli della via d'accesso. Qui vedete un, un esempio, una lesione recidiva eh, di una, siamo sempre in orofaringe, a sinistra, col tipico tra l'altro aspetto un po' a caverna delle lesioni eh, da esito post-attinico, eh, a, a cui si è acceduto attraverso un accesso di tipo transmandibolare. In pazienti selezionati si può togliere la componente dell'accesso, di, di problematiche legate all'accesso chirurgico e concentrare unicamente i danni sul tessuto, eh, sui danni al tessuto per l'asportazione della neoplasia. Quindi per neoplasie trattate con approccio, quindi in stadio, neoplasia in stadio iniziale con approccio endoscopico e con chirurgia robotica. Beh, abbiamo visto che funziona. Non è tanto la sopravvivenza, cioè nel senso che questi pazienti in stadio iniziale comunque. Innanzitutto la sopravvivenza non è inferiore a quelle dei pazienti trattati con approccio open, prima cosa. Ma quello che ci interessa è questo. Adesso non stiamo qua a comparare con la letteratura, però tutto quello su cui abbiamo comparato ad oggi è gli approcci endoscopici sicuramente consentono una qualità della vita oggettivamente migliore. Noi 44 pazienti trattati per malattia recidiva in stadi iniziali, di cui 37 erano carcinomi scomosi, altri erano altre malignità, e il 92% è tornato a mangiare per via orale. E nessuno, solo i due pazienti che ha mantenuto in realtà, eh, che ha dovuto mantenere la PEG, che è il dispositivo che consente di mangiare attraverso un device, in realtà... È un paziente che poi è stato candidato a una chirurgia di recupero sull'ulteriore recidiva eh, al trattamento endoscopico. Con questo concludo eh, solo e soltanto eh, mh, facendo delle considerazioni. Eh, che eh, sicuramente questo è uno strumento importante. È uno strumento, non è una cura, non è, eh, non è uno strumento in più nelle mani del chirurgo. È eh, sicuramente un qualcosa che probabilmente è eh, destinato ad avere più spazio in futuro proprio nell'ottica delle strategie di intensificazione delle cure, eh, sicuramente manca, e eh, che è la cosa più importante, ancora ad oggi, eh, e speriamo che i protocolli che vi ho fatto vedere prima che sono aperti arrivino con dei dati definitivi, manca diciamo, la certificazione, così possiamo chiamarla, l'autorizzazione a utilizzare in modo più... Eh, più sistematico il dispositivo, laddove è disponibile per chi ce l'ha a disposizione. Grazie. Avete visto i giornali, la stampa sarda ha dato un grande risalto a questo importantissimo evento. Eh, vedo il professor Olle Johansson che eh, veramente ha portato un contributo altissimo alla conoscenza di quello che ci spetta se continuiamo a, come dire, a scivolare verso questa deriva dell'uso indiscriminato a tutti i costi di tutti questi strumenti che io... Eccolo qua, non campiamo se non se lo portiamo appresso <ride> di notte, di giorno. È già tanto che ho imparato ad usare le coffiette, però non è uno scherzo perché... Mh, questa storia che le formiche intelligenti di fronte ad una eh, fonte di raggi eh, elettromagnetici, perché sono radiazioni, mettono al riparo i piccolini, le formichine piccole le mettono al riparo perché eh, hanno capito che stare sotto le radiazioni gli fa male e gli esseri umani no, neanche per sogno e questo fatto di aver Fatto sapere qua, aver portato qui la conoscenza sui rischi che stiamo correndo addirittura a livello di modificazioni genetiche del DNA, il rischio di sterilità, ma dico ma stiamo scherzando? Cioè l'allarme lanciato dal professor Johansson che ringrazio, lui non, so, non mi può capire per adesso, <ride> eh, thank you professor, <ride> very 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 much. <ride> Bene, io vi ringrazio, ringrazio la FIDAPPA a cui appartengo perché sono una signora eh, socia della FIDAPPA. Come giornalista mi sono adoperata veramente al massimo, ho fatto tutto quello che erano le mie. Possibilità per divulgare le informazioni relative a questo convegno che credo lasceranno il segno, perché tutta la stampa Sarda ne ha parlato con enorme risalto. Pagine intere gratuite, vorrei precisare, non erano pagine a pagamento, quindi pagine giornalistiche. e Ne sono particolarmente fiera perché io come giornalista sono presidente del Comitato Nazionale di Garanzia di Giulia Giornaliste, che è la più importante associazione di giornaliste. Eh, impegnate sui temi delle pari opportunità e quindi anche eh, non soltanto del, li del linguaggio di genere ma anche proprio delle pari opportunità sotto tutti i profili, a cominciare dalla salute. Quindi il mio grazie particolare va alla Fondazione Fidapa che ha questa enorme sensibilità su questi temi e che ci ha consentito di partecipare a questa giornata perché senza la Fondazione non sareste potuti venire qui a portare la vostra scienza, le vostre competenze. Eh, grazie al dottore che non c'è, eh, vabbè glielo diciamo a voce. <ride>